Radio Web ed il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo presentano Conversazioni d'arte, di moda, culture e società attraverso l'abito e non solo. Conduce Luisa Bartolucci. Buon pomeriggio e ben trovati amici ascoltatori di Slash Radio Web, Chiara Maria Garagioli che vi parla. Luisa c'è sempre virtualmente, ma per motivi di lavoro ci potrà raggiungere solo dopo. C'è in compenso la dottoressa Elisabetta Borgia, che naturalmente è qui nella versione del MIBAC. Consueta, buonasera a tutti. Allora, una puntata che si concentra anche questa volta naturalmente sul ciclo che stiamo affrontando, che è quello di moda, di cultura e società. Si parlerà soprattutto di tessuti e di rinascimento. Sì, infatti, il terzo appuntamento che, come ricordavi, ci offre lo spunto attraverso la moda per raccontare poi aspetti storici, culturali, darci uno spaccato delle società in cui, appunto, a cui si riferiscono. È dedicato questa volta al Rinascimento e ovviamente non potevamo non spostarci in Toscana. Il primo protagonista di questa trasmissione, che abbiamo intitolato Velluti, Damaschi e Broccati, la moda nel Rinascimento, appunto, sarà un abito femminile destinato sicuramente alla corte di Eleonora di Toledo, la moglie di Cosimo I de' Medici, e forse appartenuto proprio alla stessa nobildonna, figlia del viceré di Napoli, è conservato oggi al Museo del Palazzo Reale di Pisa. Questo è un vestito raro quanto prezioso, che tra l'altro ci offrirà l'occasione anche per comprendere proprio il ruolo dell'abito nella moda delle corti cinquecentesche, e in una prospettiva che vedremo non solo essere quella toscana ma europea. Naturalmente ci aiuteranno in questo degli studiosi, degli esperti, in primis la professoressa Bruna Niccoli, docente di storia del costume e della moda dell'Università di Pisa, e il dottor Fabrizio Vallelonga, che è direttore del Museo Nazionale di Palazzo Reale di Pisa, che afferisce al Polo Museale della Toscana. Con la dottoressa Caterina Chiarelli, direttore del Museo della Moda e del Costume delle Gallerie e degli Uffizi, parleremo ancora di Eleonora di Toledo, del marito appunto Cosimo I e del figlio Don Garzia, perché il loro museo conserva gli abiti funebri, peraltro tornati proprio di recente al pubblico dopo un restauro veramente lungo e molto complesso. Ma ancora, le Gallerie degli Uffizi saranno con noi, e sempre per parlare di abiti, ma soprattutto di tessuti, come anticipavi. E questi tessuti, che proprio con particolare cura e studio sono stati selezionati per realizzare un nuovo tipo di pannello tattile. È stata scelta un'opera, i celebri ritratti di Guidobaldo di Montefeltro e Battista Sforza, capolavoro di Piero della Francesca. Siamo a metà siamo tra il 1467 e il 1472 quando vengono realizzati questi dipinti. E la particolarità di questi pannelli sta nel fatto che in maniera sperimentale si sta cercando di inserire proprio i tessuti reali, con cui i veri tessuti con cui sono abbigliati i protagonisti dei ritratti. E a parlarcene sarà Anna Soffici, funzionario storico dell'arte responsabile dell'area mediazione
culturale e accessibilità del Dipartimento per l'Educazione e delle Gallerie degli Uffizi, insieme a Gabriele Morandi e Laura Prelazzi, che sono assistenti alla frazione dell'accoglienza e la vigilanza sempre delle Gallerie degli Uffizi. Nel corso della puntata, come nella prima di questo ciclo, ascolteremo anche il lavoro di due studentesse del liceo artistico di Via Ripetta, un lavoro che è stato realizzato a conclusione di questo percorso di alternanza scuola-lavoro svolto presso di noi nell'ambito del progetto che abbiamo intitolato Conversando si impara. Ovviamente richiama questa trasmissione, i ragazzi sono chiamati a elaborare, dopo essersi avvicinato ovviamente ai temi dell'accessibilità, aver compreso qual è anche il lavoro che facciamo al Centro per i Servizi Educativi, ad elaborare, ideare un prodotto da proporre proprio alla radio. E queste due ragazze di un quarto anno hanno scelto per i nostri ascoltatori una descrizione che potremmo definire emozionale, quindi un po' diversa da quella che troviamo sui libri di storia dell'arte, dell'opera del dipinto di Caravaggio Riposo durante la fuga in Egitto, che è conservata alla Galleria Doria Pamphili di Roma. In chiusura abbiamo la consueta pillola di Slash Art, che è curata anche questa volta da Francesca Graziani del Dipartimento Educazione del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, che ci permetterà di conoscere meglio un'opera molto importante, l'opera marmorea costituita dal pavimento della Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze. E tantissime cose veramente da ascoltare oggi, direi. Ma diciamo che poi il Museo Tattile Statale Omero è anche con noi proprio in apertura, con il presidente Aldo Grassini, professor Andrea Socrati, che insieme alla dottoressa Federica Rinaldi del Parco Archeologico del Colosseo ci parleranno di un'altra importante iniziativa, questa volta un'iniziativa formativa svolta congiuntamente anche con la nostra direzione generale, che si è da poco conclusa e che ha avuto proprio l'obiettivo di accrescere e rafforzare non solo la consapevolezza dell'importanza dell'accessibilità, ma proprio le competenze necessarie per porla in essere. Benissimo, e allora dopo questa bella presentazione non ci resta che iniziare questa puntata, mandiamo un primo stacco musicale e rientriamo subito con la prima parte di Conversazione d'Arte. Benissimo, allora iniziamo questa prima parte della trasmissione e naturalmente diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. C'è il professor Aldo Grassini, che è il presidente del Museo Tattile Statale Omero. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche ad Andrea Socrati, responsabile dei progetti speciali sempre del Museo Tattile Statale Omero. Buon pomeriggio. E alla dottoressa Federica Rinaldi, funzionario archeologico responsabile del servizio educativo del Parco Archeologico del Colosseo MIBAC. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, partiamo subito con Federica. Intanto grazie a tutti di aver partecipato, aver accettato anche questa volta l'invito ad intervenire nelle nostre conversazioni d'arte. Ecco, alla dottoressa Rinaldi vorremmo chiedere quali sono state proprio di recente le azioni che sono state attivate dal Parco Archeologico del Colosseo a favore dell'accessibilità, in particolare ovviamente quelle per le persone con disabilità visiva. Il Parco Archeologico del Colosseo, che ormai come noto è un'istituzione abbastanza recente perché ha cominciato la propria attività dal 1 gennaio 2018, ha subito mostrato grande attenzione nei confronti dell'accessibilità. Ha in essere un progetto che abbiamo nominato Il Parco tra le mani e che nel corso del 2018 si è concretizzato già con due importanti lavori. Un percorso tattile di 11 pannelli distribuiti in tutta l'area del parco, Foro Romano, Palazzino, Colosseo, ideato e progettato dalla collega Paola Quaranta e da chi vi parla, che sta dando buoni esiti perché i pannelli sono collocati in punti strategici del parco e
e le persone sono molto interessate alla loro esplorazione tattile, un percorso quindi per tutti sostanzialmente. Sì. Però era importante che il personale del parco fosse poi ben istruito e formato nell'accoglienza delle persone, in particolar modo con disabilità visiva. E per questo motivo il parco ha fortemente voluto e quindi promosso e organizzato, con la collaborazione del Museo Statale Omero di Ancona e la Direzione Generale Educazione e Ricerca, un corso molto corposo di ben 100 ore che si è sviluppato tra settembre 2018 e luglio 2019, con poi le fasi finali di settembre. Un corso che è stato aperto al personale del parco, ma anche allargato ad altri dipendenti del MIBAC afferenti ai istituti di cultura e musei del Lazio, quindi un corso molto partecipato e che è stato molto utile per formare le persone nell'accoglienza di questi pubblici. Sì, assolutamente sì, seguito peraltro anche dalla sottoscritta, insomma, che quindi è un corso davvero importante. Importante è stata l'apertura agli altri istituti, e quindi questo ha permesso anche di creare un po' una rete tra colleghi che possono anche in futuro collaborare, comunque appoggiarsi, consigliarsi, ecco. È stato, tra le altre cose, poi di questo parleranno ovviamente Andrea Socrati e Aldo Grassini, ma voglio aggiungerlo, questa possibilità data anche a colleghi di altri istituti ha fatto sì che si rinsaldassero magari contatti, conoscenze tra colleghi, sempre nel segno di un accrescimento dell'accessibilità nei luoghi della cultura, e questo è un valore aggiunto del corso organizzato dal Parco Archeologico del Colosseo. Sì, sono d'accordo. Noi continuiamo a sentirci tra colleghi, anche a scambiarci informazioni, consigli, proprio per continuare a condividere l'esperienza. Esattamente. Professor Socrati, invece, quali sono state le modalità di organizzazione del corso curato proprio dal Museo Tattile Statale Omero presso il Parco Archeologico del Colosseo? Quali sono stati i moduli scelti, le tematiche che sono state affrontate a proposito? Sì, come si è detto, il corso è stato piuttosto corposo, circa 100 ore di lezione frontale, e quindi va dato merito davvero a tutti i corsisti di essersi impegnati davvero in un'impresa sicuramente non così semplice, proprio perché impegnativa nel tempo. E quindi di questo siamo estremamente contenti. Siamo anche estremamente contenti del fatto che si è creato davvero un gruppo molto molto interessato a queste tematiche, e possiamo dire ormai, insomma, che a Roma c'è una, come dire, una base, uno sfondo integratore, se possiamo usare questo termine che si usa nella scuola, davvero eccezionale, e quindi il fatto di anche continuare a sentirsi fra chi ha partecipato al corso, chi opera sul campo dell'accessibilità, eccetera, consente sicuramente non solo di condividere quelle che si dicono le buone prassi, ma, ripeto, soprattutto creare davvero una rete di accessibilità davvero importante. Per quanto riguarda, diciamo così, l'organizzazione del corso, è stato strutturato in circa 15 moduli con relatori non solo del Museo Omero, e quindi anche relatori esperti, insomma, di diverse tematiche che sono state trattate. E naturalmente il tutto è iniziato da una base, diciamo, di studio della normativa, che in Italia tra l'altro è molto avanzata, e questo ci tengo a dirlo, e questo corso è stato strutturato proprio in sintonia tra l'altro con le ultime linee guida che sono state varate dal MIBACT recentemente. Questo secondo me ci pone, insomma, abbastanza all'avanguardia sul campo dell'accessibilità. Questo sarebbe un altro discorso da intraprendere per fare anche, come dire, una sorta di comparazione a livello internazionale su quello che si sta facendo. Sicuramente ne usciremmo piuttosto bene. Pertanto questi moduli si sono strutturati in una sorta di progressione che naturalmente prende il via appunto dalla conoscenza di quello che prevede la normativa, ma soprattutto dalla conoscenza poi delle caratteristiche, delle peculiarità, insomma, delle persone con disabilità visiva,
e ci tengo a sottolineare che docenti del corso sono state anche persone con disabilità visiva, perché chiaramente è fondamentale poi avere il loro apporto, e in primis il presidente Aldo Grassini, insomma. E Daniela Bottegoni anche, ricordiamolo. Esattamente, insieme a Daniela Bottegoni, che ha trattato una parte poi inerente l'apprendimento della lettura e scrittura Braille. Ecco, quindi dicevo, una volta insomma entrati un po' nel merito del discorso della persona, delle caratteristiche e peculiarità delle persone con disabilità visiva, capito un pochino anche i termini normativi che fanno un po' il quadro, in cui, il perimetro in cui insomma muoversi, sono state poi sviscerate tutte le varie tematiche che riguardano naturalmente il discorso della diciamo conoscenza dei sensi vicari, cioè quelli che consentono alle persone non vedenti di vivere quotidianamente la realtà, appunto anche non utilizzando un senso importante come la vista. Mm-hmm. E da qui poi tutte le varie possibilità che amplificate, ampliate, supportate appunto da ausili e da metodi possono far sì che appunto le persone non vedenti possano accedere alla conoscenza dei beni culturali in generale in maniera efficace naturalmente. E abbiamo anche fatto delle visite sul territorio, come al centro tifro tecnico dell'Unità della Medicina, tipo, proprio per vedere come certi ausili poi vengono realizzati. Quindi insomma è stato veramente un percorso approfondito che sicuramente ha lasciato, diciamo, un bagaglio, no, di conoscenze importante, e questo è stato anche, come dire, confermato dal colloquio finale che abbiamo avuto con i corsisti, i quali si sono impegnati nel ideare e progettare dei percorsi di accessibilità, ognuno naturalmente nei rispettivi ambiti di lavoro, e davvero sono venute fuori delle idee veramente belle, ma anche fattibili, sensate e funzionali, per cui siamo veramente soddisfatti. Sì, ecco, infatti il corso si concludeva con una verifica finale, e questa anche è stata un aspetto importante e interessante, perché ci si è dovuti confrontare con qualcosa di concretamente realizzabile, e chi ovviamente era dall'altra parte, diciamo così, a valutare il lavoro fatto, adesso ci può dire, ecco, in particolare chiedo al presidente Aldo Grassini, ad Aldo, di raccontarci un po' quali sono state queste proposte, gli esiti in generale dell'attività formativa, e in particolare i progetti che sono stati presentati, insomma, dai vari corsisti, dai vari gruppi. Dunque, io intanto saluto tutti gli ascoltatori, no? E mi associo a quello che prima diceva Andrea Socrati, come anche qui la nostra Elisabetta Bolgia, e circa il fatto che noi abbiamo vissuto questo corso con notevole soddisfazione. È stato anche per noi, diciamo, docenti abbastanza impegnativo e faticoso, perché trasferirsi tante volte da Ancona a Roma avanti e dietro, di solito in una giornata sola, è anche un po' pesante. Però abbiamo avuto tanta soddisfazione, perché veramente abbiamo trovato un entusiasmo, un interesse che insomma non è la solita cosa che si dice quando si fa un corso, è veramente qualcosa di particolare, come anche il clima, cioè questo è stato sottolineato anche prima, questo rapporto che si è stabilito anche tra colleghi che magari appartenenti a musei vicini ma diversi non hanno molta frequentazione reciproca, insomma, no? Quindi è stata una cosa veramente molto molto bella. Venendo alla domanda specifica, cioè noi abbiamo pensato di concludere questo lavoro, in che modo si pensava? Tanto dovremmo fare un atto conclusivo, meno male, no? Per in qualche modo certificare la partecipazione, il livello, eccetera, fare
il solito esamino con le domandine e le risposte, ci sembrava una cosa fuori luogo, insomma, no, veramente assolutamente un non senso. Allora abbiamo pensato invece, no, di far produrre ai corsisti dei progetti sulla base delle cose che avevamo studiato in questo periodo, e sono venute fuori diverse cose interessanti. Devo dire che diciamo, intanto abbiamo colto come diciamo, i corsisti hanno veramente ricavato un profitto interessante dal lavoro da noi fatto. Cioè abbiamo visto che i nostri concetti, le nostre indicazioni sono state perfettamente recepite e riproposte anche con convinzione. Questo per noi è stato una grande soddisfazione, no? E significa anche che evidentemente si sono appropriati, diciamo così, un po' del lavoro fatto insieme, e quindi siamo convinti che questo lascerà evidentemente una sedimentazione culturale e motivazionale importante in questi funzionari poi del Parco del Colosseo, ma anche di altri musei del posto. Ora, i progetti che sono stati fatti sono diversi e su riferimenti diversi. Ce n'è uno, non faccio riferimento chiaramente ai nomi, eccetera, c'era uno che un progetto che era molto semplice, mi è piaciuto molto perché l'interlocutrice è partita dicendo: noi non abbiamo mezzi, si tratta di un piccolo museo, non abbiamo fondi, non abbiamo niente, no, però vogliamo comunque realizzare la accessibilità come possiamo, no? E ci ha fatto una serie di indicazioni, ci ha dato, semplici, ma che effettivamente portano un cambiamento, soprattutto nel rapporto. Ecco, questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, e trovate, questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Sentir dire: non abbiamo i mezzi, ma vogliamo fare lo stesso. Abbiamo la voglia, perché secondo me è la cosa fondamentale, e poi specialmente in questo campo. A volte io vedo, parlando con i funzionari, i responsabili di tanti musei o semplicemente gli operatori, che a volte c'è preoccupazione: ma è una cosa così difficile, così complessa, ci vogliono tanti mezzi che non abbiamo. È vero, ci vogliono mezzi se vogliamo fare certe cose, però la cosa fondamentale è voler fare, e si trova modo per fare. Un altro progetto importante proprio sul parco del Colosseo, no? Anzi, ne abbiamo avuti due fatti da due gruppi, perché abbiamo accettato anche lavori di gruppo, no? E ho visto che in questi due progetti sono state toccate tanti aspetti, tante sfaccettature, e alla fine ho detto: sentite, se riuscirete a fare quello che avete scritto, allora veramente vuol dire che, perché poi dopo lo sappiamo, tra il dire e fare a volte c'è il mare, ma non per colpa nostra, perché non sempre poi dopo le condizioni sono tali da garantire il risultato delle intenzioni, delle buone intenzioni, no? Certo. Delle buone intenzioni. Però l'importante è che ci siano buone intenzioni, sia un bel progetto, e lì ne abbiamo visto addirittura due che toccavano aspetti diversi. Ora, questi progetti hanno toccato e l'aspetto propriamente, diciamo così, della fruizione magari dell'opera d'arte, dell'oggetto, eccetera. Altri invece hanno riguardato soprattutto il discorso della mobilità, dell'autonomia, ecco un'altra cosa che è stata molto sottolineata, dell'autonomia, diciamo così, del disabile nel poter fruire a suo modo di quello che veniva offerto. E dicevo, abbiamo avuto dei piccoli musei, dei musei, e poi il Parco del Colosseo, chiaramente, no? Ecco, e quindi abbiamo avuto un ventaglio molto vario di proposte che ciascuna a suo modo cercava di inserire un cambiamento, un cambiamento di qualità. Questo, ecco, questo è molto importante, lo diciamo spesso, sì. E investimenti anche in denaro sono necessari, però spesso a volte si trascurano delle potenzialità dei luoghi
e potenzialità in termini ovviamente di accessibilità, che una volta acquisite nuove competenze, come nel caso appunto di chi ha potuto seguire questo corso, invece diventano più chiare, emergono, e questo certo. Appunto è un aspetto importante della formazione, riuscire a essere consapevoli di ciò che si può fare anche con poco, cioè meglio se ci sono... Questo è fondamentale, esatto. Perché voglio dire, per quanto riguarda il discorso dell'accessibilità, io insisto sempre che la prima cosa più importante è la rivoluzione culturale, capire cosa vuol dire l'accessibilità. Questa è la cosa prima, senza la quale difficilmente si riesce a fare qualcosa di veramente incisivo. La seconda cosa, che io insisto sempre, è l'accoglienza. Allora, qui abbiamo avuto un gruppo di funzionari, di operatori, che insomma abbiamo visto al termine di queste 100 lunghe ore di lavoro, li abbiamo visti veramente motivati e partecipi. Sì. E questo è fondamentale, perché ci garantisce più di ogni altra cosa. No, perché se io dico semplicemente dentro un museo, il primo momento che mi garantisce, diciamo così, la fruibilità è sentirmi accettato, cioè sentirmi aspettato. Ecco, quando vado in un museo e vedo che la gente si rimane lì, si meraviglia, non sa che fare, eccetera, dico non mi aspettavo, sono un problema. Invece trovare delle persone che ti accolgono e capisci che sono impegnate a darti delle risposte, è già questo il passo fondamentale, no? Sì, assolutamente. È così. Concludiamo allora questa bella parentesi con Federica Rinaldi. Sì. E volevo chiederti cosa è stato già avviato riguardo le progettualità elaborate internamente per la verifica finale del corso. Sì, allora direi due cose, nel senso che l'entusiasmo del professor Graffini e di tutto il suo staff è stato trasferito in toto in noi, e noi ne siamo veramente, diciamo così, contenti e soddisfatti, anche perché è lo stesso entusiasmo che io spero, io come Federica Rinaldi, Andrea Schiappelli, Elena Ferrari, mi piacerebbe nominarli tutti, stiamo trasmettendo alle tante persone che ci stanno chiamando, e questo credo che sia uno dei risultati più importanti, che ci stanno chiamando per concordare con noi delle visite al Parco Archeologico del Colosseo, sia attraverso i pannelli che dicevo prima, ma anche all'interno del piccolo museo palatino. Ed è importante questo, perché significa che la nostra passione la stiamo trasferendo appunto anche a loro, e vediamo attraverso le loro mani quanto sia bello poter toccare la cultura. Abbiamo già fatto molti incontri in questo senso, sia in occasioni ufficiali come la giornata delle famiglie al museo, sia in giornate normali della settimana, durante le quali proprio ci mettiamo a disposizione, a rotazione ovviamente, perché tutti abbiamo imparato tantissimo da questo corso, per accogliere chi ci chiede di venire a conoscere il nostro patrimonio culturale. Poi, secondo me, è anche importante in effetti riuscire in qualche modo a garantire un minimo di autonomia a chi vuole venire a visitare il nostro patrimonio. Nel nostro piccolo stiamo portando avanti, però posso dire di essere soddisfatta, perché con l'aiuto di Giulia Giovanetti, Donatella Garitani e Silvia D'Uffizi siamo veramente in dirittura d'arrivo con questa piccola guida tattile del Museo Palatino. Sono una serie di schede che potrebbero anche essere poi consultate autonomamente, ma che tutte insieme rappresentano proprio il libro del museo, il racconto del museo. Ci siamo avvalsi ovviamente dell'esperienza del corso e del percorso fatto all'interno del museo con il professor Graffini, ma anche con Cristiana Carlini. E da lì abbiamo ricavato la possibilità di realizzare queste schede, e quindi di consentire un'esplorazione tattile anche su opere originali, non solo sulle riproduzioni, in entrambi i piani di questo piccolo museo, che è appunto organizzato su due livelli: un livello inferiore con materiale preistorico e protostorico, un livello superiore invece con i grandi cicli marmorei della Roma imperiale. All'interno di questo percorso abbiamo ricavato una nicchia per raccontare il nostro lavoro, il nostro mestiere, il mestiere dell'archeologo. Quindi ci sarà la possibilità, per chi lo vorrà, di affrontare la visita secondo queste due prospettive: o quella della conoscenza della storia del Palatino, o quella della conoscenza del mestiere dell'archeologo.
avremo testi in italiano, in inglese e in braille, affiancati a dei disegni tattili, bidimensionali ovviamente dove possibile, oppure proprio attraverso le postazioni tattili che abbiamo già in museo di cui ho parlato prima. Quindi siamo molto contenti di questo risultato e vorremmo poi condividerlo con voi quando sarà pronto agli inizi del prossimo anno. Benissimo, assolutamente, sicuramente. Sì, ne daremo notizia e intanto facciamo i complimenti a tutti. Grazie per questo lavoro. Vi ringraziamo. Confermo assolutamente tutto quanto detto, anche e soprattutto sull'atmosfera, quello che diceva Federica Rinaldi, sì. Si è creata tra di noi, ma perché c'è stata trasmessa questo entusiasmo, questa capacità. Ci hanno coinvolto a tutti i livelli, insomma, umano, professionale, emotivo, e i risultati poi si sono visti ed è questo lo dobbiamo alla ricchezza delle persone che hanno tenuto il corso e che soprattutto insomma del museo, grazie al museo Tattile Stata Romero e grazie al Parco Archeologico del Colosseo per l'occasione che ha offerto a tutti. Grazie a voi veramente. Grazie ancora veramente al professore Aldo Grassini, al professore Andrea Socrati e naturalmente alla dottoressa Federica Rinaldi per essere stati con noi. Grazie a voi. Alla prossima. Secondo stacco musicale e poi rientriamo. Bene, allora adesso passiamo a parlare di un abito, l'abito femminile destinato alla corte dell'Onora di Toledo, del Museo di Palazzo Reale a Pisa e la moda delle corti rinascimentali. Dunque, sono con noi per parlarne la professoressa Bruna Niccoli, che è docente di storia del costume e della moda all'Università di Pisa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E c'è anche il dottor Fabrizio Vallelonga, che è il direttore del Museo Nazionale di Palazzo Reale di Pisa, polo museale della Toscana, MIBACT. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori di nuovo e ai nostri ospiti. Direttore, allora, quali sono state le vicende che hanno portato questo capo di manifattura così raffinata, una manifattura italiana, come il cosiddetto abito di Eleonora, alla sua esposizione a Palazzo Reale di Pisa? Bene, le vicende che hanno portato il capo in questione alle collezioni pubbliche sono alquanto singolari, collezioni che all'epoca tra l'altro erano collezioni civiche. Infatti l'abito pervenne a queste collezioni in seguito alla soppressione dei beni ecclesiastici dal convento femminile di San Matteo e a Pisa, che è appunto poi a poca distanza da Palazzo Reale, sullo stesso lato dell'Arno, dove era stato a lungo riutilizzato per vestire una statua lignea, probabilmente un'annunciata. All'epoca, nel Cinquecento, infatti era consuetudine donare gioielli, capi preziosi alle statue di culto che servivano proprio appunto questi oggetti per vestire i simulacri dei santi. E le immagini della Vergine, ovviamente, è facile immaginare, in particolare erano scelte proprio per queste immagini, erano scelte le vesti più ricche, a cui era donata, possiamo dire, una seconda vita, a vesti che ormai erano per un motivo o per un altro entrate in disuso. E proprio per questo fine la ricchissima veste in velluto cremisi confezionata per la corte e mi dice intorno alla metà del Cinquecento venne adattata alle ridotte dimensioni di una statua lignea a cui fu destinata. E il convento di San Matteo del resto ha un filo diretto per tutta la sua storia con le classi dominanti, le classi, la upper class pisana, diciamo così, perché appunto lì erano inviate le figlie dei nobili avviate alla vita monacale, quindi il monastero, il convento fin dalla sua nascita ha una donazione e una dotazione importante. E poi era inoltre attivo, per quanto ci interessa, la prima residenza di Cosimo de' Medici a Pisa, e sul luogo praticamente dove oggi sorge la prefettura di Pisa. E il patronato dei Granduchi accompagnerà la storia del monastero fino alla fine appunto del Granducato. E quindi queste vicende possiamo
ipotizzare con un buon grado di sicurezza che sia pervenuto in questa, anche se non abbiamo documentazione specifica in materia, che sia pervenuto in questo modo, con queste modalità al convento. È però poi certo che proprio questa singolarità ha fatto sì che l'abito si sia conservato e sia arrivato fino ai nostri giorni in condizioni di conservazione eccezionali. E le caratteristiche appunto dell'abito, la sua ricchezza, l'utilizzo di questo raro velluto di colore cremisi ci permettono inoltre di circoscrivere l'ambito della sua confezione nella corte di Cosimo I di Eleonora di Toledo. E forse tutta una pista, poi verrà spiegato meglio, di ricondurlo direttamente alla figura di Eleonora. E per chiudere, ecco, ricordo che comunque insieme a questo abito, che è sicuramente il pezzo più pregiato, dal convento provengono altri due abiti, e purtroppo privi delle maniche, il fatto che però facilitava, ecco, la vestizione proprio delle statue. L'uno è della fine del 500, inizi del 600, di un velluto operato di colore verde in origine, quantomeno impreziosito da trame d'oro, ed era stato prodotto a Firenze ed era probabilmente di esclusivo uso granducale. L'altro era un abito probabilmente di uso domestico, di lana, su un ordito di lino verde scuro, e questo invece fu realizzato a Pisa intorno alla metà del 500. Questo è molto interessante come pezzo, no? Quali competenze, direttore, sono state messe in campo proprio per la valorizzazione di questi abiti storici nel contesto della collezione museale di Pisa? Bene, anche in questo caso appunto l'eccezionalità del ritrovamento, dello stato di conservazione ha fatto riscontro anche una eccezionalità nell'equipe che ha avuto in cura, in studio fin dall'inizio questo prezioso abito. E il primo intervento di restauro fu fatto nel 2000, cui è seguito però soprattutto nel 2004 un intervento mirato che aveva un obiettivo specifico di recuperare lo strascico dell'abito. Lo strascico cosa era successo? Quest'abito era stato per essere fatto indossare sulla statua linea, era stato tagliato nella parte posteriore ovviamente, e lo strascico era stato però ripiegato con cura dalle monache all'interno dell'abito, quindi non era stato tolto, diciamo così. Mm-hmm. Per cui questo restauro ha permesso ai restauratori di recuperare lo strascico e quindi praticamente di recuperare nella sua totalità l'originaria foggia del vestito, che può essere così, che è stato così esposto nel suo pieno volume, no, a tre dimensioni, e su un supporto apposito, quindi è molto importante, il supporto è stato appositamente studiato perché è importantissimo per la conservazione stessa dell'abito, facendo appunto di quest'abito una testimonianza unica della moda in vigore alla corte medicea alla metà del XVI secolo. E questo lavoro ha fin da subito, quindi ha necessitato, ha portato quasi naturalmente ad un approccio multidisciplinare e anche in qualche modo sperimentale, quindi è stata creata, diciamo così, si è creata un'equipe di restauratori, storici dell'arte, della moda e del costume, che operarono appunto all'epoca sotto il coordinamento dell'allora direttrice del museo di Palazzo Reale, Maria Giulia Burresi, e l'intervento di restauro, appunto abbiamo detto, e di recupero è stato di particolare complessità, è stato curato da Moira Brunori e Mari Rizza, e la documentazione grafica molto accurata e precisa che è stata fatta è stata curata da Bessi Nichols, e gli approfonditi studi documentali e iconografici dalla professoressa Niccoli, che è qui con noi, le ricerche sui tessuti da Roberta Orsi Landini, quindi insomma un'equipe di tutto peso e di tutta importanza per lo studio di questo manufatto.
appunto la ricerca ha dovuto tener conto sia delle fonti scritte, di quelle iconografiche, ma che sono state in questo caso appunto arricchite dal valore rappresentato dalla fonte materiale, cioè dall'abito stesso, che era appunto in questo stato di conservazione eccezionale, e ha fornito così un plus valore e elementi utili per la comprensione sia delle tecniche di lavorazione e particolari che altrimenti sarebbe stato impossibile acquisire dalle semplici fonti scritte. E non solo, le osservazioni di alcuni indizi che poi illustrerà meglio la professoressa Niccoli dà vigore all'ipotesi che l'abito sia appartenuto alla stessa Eleonora. E comunque ecco, i documenti scritti rimangono sempre un elemento di grande importanza e soprattutto una vivida rappresentazione dell'atmosfera che accompagnò appunto la storia e le nozze di Isabella di Toledo e Cosimo de' Medici. E a questo proposito appunto nell'apparato ex feste delle nozze dell'illustrissimo signor Duca di Firenze e della duchessa consorte del 1539 di Pier Francesco Giambullari viene descritto, viene presentata in qualche modo Eleonora è la figlia del viceré di Napoli, ha 17 anni, sbarca a Livorno il 22 giugno del 1539 per incontrare Cosimo a metà strada tra Livorno e Pisa, ma su questo possiamo sentire le parole dello stesso Giambullari. Ascoltiamolo. Apparato et feste nelle nozze dello illustrissimo signor Duca di Firenze et della duchessa sua consorte, con le sue stanze, madriali, commedia et intermedi, in quelle recitati. 1639. Copia ad una lettera di maestro Pier Francesco Giambullari al molto magnifico maestro Giovanni Bandini, oratore dello illustrissimo signor Duca di Firenze appresso la maestà Cesarea. La illustrissima donna Eleonora di Toledo, signora duchessa di Firenze, si partì di Napoli con 7 galere il dì 11 di giugno 1539. Arrivò felicemente a Livorno all'i 22 del medesimo in sulla Aurora, dove dal reverendissimo arcivescovo di Pisa con nobil compagnia fu sua eccellenzia visitata e ricevuta a nome dello illustrissimo signore suo consorte et, secondo che il luogo comportava, servita et onorata. Il dì medesimo, et un medesimo tempo, che fu in sulle 20 ore, si dipartì la signora duchessa da Livorno, et il signor duca da Pisa, accompagnato da molti nobili fiorentini, et da tutta sua corte. Et nel mezzo quasi di quel cammino, si riscontrò l'una et l'altra eccellenzia, coppia nobilissima et bella, et dopo le maritali salute et carezze, lietamente se ne vennero in Pisa, nella quale, per onorare la signora duchessa, erano fatti archi trionfali ed altri suntuosi apparati da fiorentini e pisani, che con somma allegrezza la riceverono. Bene. Quindi ecco, questa ci accennava appunto, questo è stato uno dei documenti sicuramente importanti di riferimento, questo è Giambullari. Certo, perché rende bene, no, questa coppia nobilissima e bella, e dà proprio l'idea della gioventù, sì. Era una ragazza di 17 anni, un 19enne, e poi anche dello sfarzo che aveva accompagnato questo, che accompagna, poi vedremo anche più avanti, e questo incontro, e soprattutto appunto della poi tra politica dinastica di Cosimo, che è di un ramo cadetto, e che quindi questo apparato che viene montato si vuole ricollegare alla storia proprio dei Medici. Eleonora, perché lei è il nostro principale protagonista si presenta al popolo a Via dal Massimo del Fasso, all'ingresso, quando entra in città, in Pisa, indossa una veste di raso nero con ricami aurei, e nel secondo giorno poi del suo soggiorno in Pisa indossa un abito di velluto di colore pavonazzo, ci dice la fonte, cioè quindi di una tonalità rosso-violacea, ma il rosso è proprio un colore che lei sembra prediligere anche in altre importanti occasioni.
e proprio un abito di colore rosso indossa nel dipinto del bronzino, conservato anch'esso nel Museo Nazionale di Palazzo Reale, dipinto del 1549, questo qua, in cui lei è ritratta insieme al figlio Francesco, che sarà da adulto, tra l'altro edificò il palazzo, appunto Palazzo Reale, che oggi ospita il museo. E il dipinto è esposto nello stesso salone in cui è esposto l'abito, quindi tra i due due opere c'è appunto un colloquio, no, che continua ancora, che ribadisce, se non perché non ne siamo certi, l'appartenenza dell'abito ad Eleonora, comunque il contributo che lei ha dato all'immagine della famiglia proprio attraverso l'utilizzo dell'abito come status symbol. E poi ecco, partiti da Pisa, ritornando al nostro racconto di questo incontro, Eleonora e Cosimo fanno prima tappa a Poggio a Caiano, era diventata una tappa obbligata, diciamo così, e da lì finalmente arrivano a Firenze, dove Eleonora entra da Porta al Prato e deve sfilare da sola per le vie, come era il cerimoniale, diciamo così, per le vie della città, ma anche qui ci racconta qualcosa il Giambullari. Ascoltiamo. Dove dopo le debite reverenzie e solite cerimonie, tutti di coppia in coppia assettatisi, mossono in verso la porta con questo ordine. Veniva poi la illustrissima signora duchessa con le sue donzelle et con molte nobilissime fiorentine, accompagnate da gran numero di gentiluomini, et principalmente della casa di sua eccellenza con assai prelati et signori, che allo entrare della porta, dove il signor duca, lasciando la sposa per cammino più corto, se ne andò al palazzo, messono in mezzo la signora duchessa, vestita quel giorno di rasi chermisi riccamente per tutto ricamati d'oro battuto, e te le tennero piacevole e onorata compagnia fino all'abitazione per sua eccellenza preparata. Bene, passiamo alla professoressa Niccoli allora. Quale apporto reca alla storia della moda l'abito di Eleonora? Che tipo di storia permette di narrare della corte dei Medici nel confronto con l'Italia e l'Europa? Beh, avete intuito da come è stata presentata l'eccezionalità del capo. Poche corti possono vantare di possedere un capo oggi tridimensionale, quindi questo rende Firenze visivamente più, diciamo, comprensibile come corte, ma è anche il caso di dire che siamo in un momento in cui le corti si guardano. La moda che nasce in questo momento mette in relazione le corti, del resto lo ha ben spiegato l'uomo del Cortigiano, Baldassarre Castiglione, dicendo che prima ancora di parlare o fare cosa alcuno, l'abito che tu indossi deve far capire chi sei, perché l'abito, dice Castiglione, non è piccolo argomento della fantasia di chi lo porta. Allora, qual era la fantasia di Eleonora? Era la fantasia, è stato ben detto, di una diciassettenne che però viene da una corte che è la corte del viceré. Non dimentichiamo che è la donna che permette anche a Cosimo di acquistare Palazzo Pitti. Quindi questo abito ci racconta una storia che è la storia dell'eleganza, del significato dell'abito in un'Italia sotto non il viceré da Toledo, ma sotto Carlo V, sotto Filippo II, sotto, diciamo, una politica internazionale che vede gli Asburgo centrali. Fu proprio Carlo V, diciamo, a spingere Cosimo verso una figlia del da Toledo come moglie. E quindi noi abbiamo davanti un pezzo eccezionale, perché al di là di una descrizione, abbiamo sentito quelle del Giambullari o di qualche dipinto, non ci sono per Mantova, per Venezia, per Roma stessa, abiti di questo tipo che ci possano far capire il vero diciamo impatto estetico di un abito femminile. Ma è quello che le carte raccontano. L'archivio di Stato di Firenze custodisce la cosiddetta guardaroba medicea. Le carte raccontano come si arrivava a questo progetto, a questa realizzazione. Quindi siamo davanti a una manifattura toscana, ma ad un modello richiesto da una, diciamo, donna che ha aspirazioni di un certo tipo di eleganza, di un certo status, e che vuole anche una complessità sartoriale a cui Firenze non è pronta. Quindi si sceglie il sarto di corte, Mastro Agostino,
che lavorava nella moda maschile già con il duca Alessandro e diventerà negli anni un fedele interprete delle esigenze della moda femminile, diventando così proprio lo specializzato sarto femminile, tant'è che per il duca si sceglierà un Anselmo, un altro sarto, non solo per Eleonora ma per le dame che sono a corte e per le sue figlie. Questo straordinario abito ci fa comprendere e capire anche storie di tipo personale, cioè il colore scelto, come è stato già detto dal direttore Vallelonga, la predilezione del cremisi, e che è nei quadri di bronzino per tutta la famiglia. Ma la guardaroba medicea ci permette anche di scoprire che altri colori cari ad Eleonora erano per esempio il bigio, ma il bianco, tessuto che non permette errori al tessitore per il suo colore, veniva da Eleonora scelto nelle cerimonie, nei battesimi, nei matrimoni. Lo scelse anche la sua dama quando la vestì per l'abito funebre. Quindi questo abito ci racconta di un'eleganza femminile che ha una grossa, diciamo, possibilità di lettura anche nell'iconografia, ma che senza la lettura delle carte d'archivio noi non avremmo mai capito che misure, che fodere, che tipologia di abiti avevano. Quindi, in una parola, Firenze conserva tutti i tipi di fonti che possono permetterci di comprendere che il Rinascimento è stato grande anche per la moda. È interessante, Gian Bullari, che abbiamo letto, perché è un tema che incuriosisce sempre i miei studenti o negli incontri pubblici i curiosi di storia della moda, è quanto gli ambasciatori che noi immaginiamo impegnati in tematiche che ci ha spiegato Machiavelli invece dovevano raccontare e descrivere come erano le vesti dei partecipanti alle cerimonie. E per esempio una storia che io vi posso dire è che Eleonora seguiva da vicino non solo le doti che immaginiamo importanti per le figlie, Lucrezia che va a sporla a Ferrara presso gli Estensi, ma anche il primo viaggio di Stato di Francesco, principe, che noi abbiamo qui a Pisa ritratto con lei nell'ottimo dipinto di bronzino. Nel 1548 Francesco parte e incontra Filippo II. Ebbene, in quell'occasione Eleonora fa fare al sarto del padre, del duca, un abito che è un piccolo principe, perché la moda dei bambini non esiste fino a che non esisterà una pedagogia, cioè nel Settecento, sono piccoli sovrani in miniatura e quindi si staccano anche dall'abito del padre i puntali d'argento per metterli sui puntali dell'abito di Francesco, che sarà tra i fiorentini presenti nell'ambasceria di Genova. Quindi era una mater familias, una figura di donna che seguiva tutto all'interno della sua costruzione di un'immagine. Bronzino, in questo quadro che abbiamo qui a Pisa, ma in altri che sono stati esposti e che gli amanti d'arte conoscono, ci racconta questa aristocrazia, ci racconta il significato che l'abito ha raggiunto, un esempio di status symbol. Ma un'ultima cosa che potrei dirvi, che riguarda le fonti, è che c'è una fonte tanto cara all'istoria della moda, che si chiama legislazione suntuaria, una fonte che nasce nel 300 e limitava il lusso dal consumo dei banchetti per i matrimoni, per i battesimi, per i banchetti funebri. Ebbene Cosimo, nuovo signore di Firenze, deve creare la sua corte anche attraverso la legislazione suntuaria. Nella legge suntuaria Cosimo ne fa due, una nel 1546 e una nel 1572. Ecco, in questa legge suntuaria c'è uno specifico capitolo dedicato alla donna maritata che ci potrebbe aiutare nella sua lettura a far conoscere a chi ci ascolta quanto girava attorno all'idea di lusso e di abito pubblico. Possiamo ascoltarlo allora? Sì. Possiamo ascoltarlo assieme. Riforma. Sopra il vestire, abiti e ornamenti delle donne e uomini della città di Firenze e altre cose superflue del dì 4 dicembre 1562, ab incarnazione. Della donna maritata. A qualunque donna fiorentina nobile che sia maritata si permette portare sino a 3 anella d'oro, con quelle gioie che più le piaceranno, non passando la valuta di in esse gioie in una o più a suo beneplacito di scudi 250 d'oro di moneta. E le gioie da portarsi, vere e non false, e le anella si possino smaltare e portare al collo una collana d'oro di valuta al più di scudi 50, non passando nel pregio della fattura di scudi 5.
ed oltre a tal catena, un vezzo di bottoni d'oro, o carcame, o altra catenuzza di valuta al più di scudi 15 e la fattura di scudi 3. Ed in testa un frontale o grillanada d'oro di valuta al più di scudi 15 e fattura scudi 3. Ed per cintura un cintolo d'oro di valuta al più di scudi 70 e di fattura di scudi 6. Dichiarando che li predetti ornamenti non si possino fare di arme o d'argento dorato, ma d'oro stietto. Siale anco permesso portare un palo di paternostri di quel che più le piacerà, purché la valuta insieme con la nappa e con la fattura non ecceda la somma di scudi 20. Ed un paio di guanti muschiati o profumati o altra cosa di muschio di valuta al più di scudi 3. Et volendo usar veste per di sopra di seta e drappo non proibito, possa mettere sino in braccia 25 e in una sottana, e veste per di sotto sino in braccia 25 e in una sottana, e veste per di sotto sino in braccia 20 di raso, damasco, velluto, o altro drappo non proibito, e del taffetà e ermesino, così per la veste di sopra come per la di sotto, possa metterne alla venante, e dette vesti bandare e finire con una banda, o più, o orli, o bastoni del medesimo drappo, o altro non proibito, e a dette bande e finimento aggiungere a suo beneplacito vernice, cordellina, frangia o vergola, purché sia di seta stretta, e tal frangia o vergola, purché sia di seta stretta, e tal frangia o cordellina accompagni la banda dalle la tora, e una nel mezzo e in esse bande, e finimento della veste per di sopra non si possa mettere in tutto più che braccia 3 di drappo proibito, e in quella di sotto braccia 2. Et facendola d'ermesino, o taffetà, se ne metti alla venante e il medesimo fornimento, e per guarnigione di drappo non proibito, o di panno, saia o raso a proporzione, si possa mettere nelle veste di panno, rascia o saia. E te le vesti così di panno come di drappo non si possino trinciare né tagliare se non nelle maniche e nelle bande, orli o finimento soprascritto. Con questo aggiunto che volendo usare altro fornimento possa, non passando al più di scudi 6 d'oro per la guarnigione di ciascuna veste per di sopra, comprendendovisi turche e ziamarre e scudi 4 per la sottana e veste per di sotto tra la guarnigione e la fattura. Inoltre, siale permesso portare un cappello di velluto o d'altro drappo non proibito e di paglia a suo piacimento, purché la valuta di ciascun di essi cappelli non avanzi la somma di scudi 4 e siano senza piuma, spennacchio e medaglia di sorte alcuna. Possino similmente portare berretto o berretta di velluto come di sopra e le scarpe e pianelle possino essere di velluto puro e stietto o d'altro drappo non proibito. Ma non possino portar calze di seta. Possino non di meno portar reti e scuffie tessute o lavorate con once due d'oro o d'argento filato al più per ciascuna rete, o scuffia, o fazzoletto d'accia di valuta al più di scudi 8, e asciugatoio di accia di valuta al più di scudi 16, e una gorgiera, o vercolletto, e un paio di maniche di rensa, cortina, bisso o bambagino, lavorate. Detta gorgiera e maniche d'oro o d'argento filato, o tirato come le parrà onestamente convenirsi, e li veli con oro o argento vero o falso, restino proibiti insieme con tutte le altre cose comprese nel capitolo della proibizione generale. Dichiarando che la donna che sarà nata di padre cittadino statuale, ancorché sia maritata a chi non ha il beneficio dello Stato, e similmente la donna che sarà maritata ad un cittadino che ha il beneficio dello Stato, e sia nata di padre non statuale o di minor grado, si intenda essere, e sia nobile, compresa e abilitata a tutte le concessioni del presente capitolo. Et quanto alla donna nata di padre che non sia statuale e maritata parimenti a chi non abbi lo stato, se li permette portare e usare le medesime cose e nel medesimo modo e fornimento che di sopra alla donna nobile è concesso, salvo non di meno e eccettuato, che la non possa portare in testa frontale o grillando d'oro né cintolo d'oro, ma in quel cambio le sia permesso il cintolo e la grillando d'argento puro. Allora, professoressa Niccoli, non so se vuole commentare.
Beh, io potrei dirvi che abbiamo sentito tutto il guardaroba di Eleonora, le vesti di sotto, le vesti di sopra, e abbiamo capito che il velluto, il tessuto di cui Firenze, ricordiamo, è grande produttrice, veniva controllato quanto un gioiello, quanto un bene di grande valore. Del resto era anche un dono che, per esempio, Eleonora manda proprio a Filippo II dei velluti fiorentini. Abbiamo sentito di parlare di braccia, che sono 58 centimetri un braccio fiorentino, quindi il numero totale del metraggio di un abito doveva essere rigorosamente impostato. Questa legge cosa vuole fare? Vuole creare un'elite, che si riconosce in un abbigliamento. Ma noi siamo partiti dall'abito di Eleonora. Come si colloca quest'abito rispetto alla legge? Bene, la interpreta perfettamente. Cosimo ed Eleonora sono stati primi inter pares, non hanno fatto come i Gonzaga, che erano irraggiungibili per la loro ricchezza, ma sono sempre stati, diciamo, anche perché dovevano farsi in qualche modo accettare, lui era mocadetto, lei non italiana ma spagnola, sono sempre stati moderati, un livello di rispetto di un'aristocrazia di cui sono stati poi il modello anche proprio nelle vesti, perché ci sono tanti guardaroba che si sono ispirati a loro. L'abito che noi abbiamo visto è un abito da sotto, che nel toscano antico si chiamava sottana. Ecco, quindi l'abito anche come strumento politico, potremmo dire, in qualche maniera, per ottenere consenso. Uno degli strumenti, e questo è sempre stato in qualche modo, e forse lo è ancora, forse meno ancora oggi, ma in passato sicuramente, anche in antico, abbiamo sentito nelle trasmissioni precedenti. Certamente comunque, dottor Vallelonga, questo abito che noi possediamo in termini tridimensionali, in 3D potremmo dire, di Eleonora, naturalmente ci permette di recuperare pienamente il modello, più di qualunque descrizione o rappresentazione pittorica, e infatti l'abito appunto è molto richiesto a livello internazionale. E quali sono le esposizioni più significative e più importanti in cui è stato recentemente? Sì, appunto, l'unicità dell'abito ne fa una star, diciamo così, frequentemente richiesta da altre istituzioni museali. E voglio sottolineare che questo appunto è un aspetto molto importante del lavoro dei musei in genere, e in questo caso il Museo di Palazzo Reale, perché magari è un aspetto meno appariscente, ma c'è un grande lavoro dietro, no, per la preparazione delle mostre, per queste collaborazioni. Però questo grande impegno garantisce poi una visibilità dell'istituzione e la sua operatività su un panorama internazionale poi molto vasto. Ecco, io posso ricordare velocemente, perché sarebbe un elenco lungo, le ultime esposizioni, due delle quali in Spagna, una nel 2015 al Museo de Santa Cruz di Toledo per ovvi motivi, e un'altra la mostra Lorenzo Lotto Portraits del Museo Nazionale del Prado a Madrid, anche in questo caso, ma anche sempre la mostra su Lorenzo Lotto alla National Gallery di Londra nel 2018, e poi da ultimo, molto più vicino a noi, la mostra della Galleria degli Uffizi, omaggio a Cosimo, 100 lanzi per il principe, e appunto si è svolta adesso nel corso del 2019, è finita da poco l'abito appunto è rientrato al museo. Altre richieste, altre mostre, ma che poi noi valutiamo sempre e chiaramente tenendo conto della qualità, diciamo, della proposta che ci viene fatta e della conservazione dell'abito, che però appunto abbiamo detto è veramente ottima, e sono in essere appunto altri contatti per altre mostre. Professor Sanicoli, come allora possiamo raccontare, al di là di quello già accennato, la tipologia di questo modello, che appunto, come si accennava, poi un esempio di grande sartorialità e di moda toscana internazionale allo stesso tempo? Partendo dalla struttura,
Una cosa che colpisce nella moda cosiddetta di declinazione asburgica, ispirata anche questa di Eleonora a questo momento centrale del Cinquecento, è il fatto che il corpo della donna, il busto della donna, sembra quasi inserito in un triangolo sulla vita incontra un altro triangolo rovesciato. Questa forma di struttura è anche percettibile al tatto. Cosa intendo dire? Che se noi guardiamo l'abito o proviamo a tastare, a toccare, a seguire il modello del busto, sentiamo che la forma anatomica, cioè il seno di una donna, scompaiono completamente e anzi all'interno noi appunto abbiamo questo incredibile oggetto che ci dimostra che c'era stata una doppiatura, cioè una fodera con tela anche saldata. Ora, la particolarità del sotto è quella di una cono rovesciato, insomma di una tridimensionalità. Nel modello spagnolo esisteva una sottostruttura, il verdugado. Noi nelle carte fiorentine non troviamo mai questo nome. Come posso spiegarvi il verdugado? Immaginate i cosiddetti cerchi, sottostrutture, sottogonne, che nella quotidianità del nostro tempo compaiono spesso negli abiti da matrimonio, negli abiti da ballo, in questi casi eccezionali, ma all'epoca erano fondamentali per dare la forma appunto allargata. Ebbene, il nostro sarto toscano non produce verdugadi, ma con una soluzione sartoriale interessante pone sull'orlo un feltro, una base di feltro che dà quindi pesantezza e permette che, come si dice tecnicamente, la gonna, il sotto, falda in spagnolo, la gonna cada creando questo effetto di ampiezza. Ora, la bellezza del velluto, in questo caso abbiamo un velluto tagliato, e che ha un pelo tutto alla stessa altezza tagliato, quindi anche al tatto noi possiamo percepire la morbidezza e anche la raffinatezza di questo tessuto, cosa che devo dire con la collega Moira Brunori, la restauratrice di questo pezzo in tutti e due i restauri, lavorando in team e facendo uno studio filologico dell'abito, noi spesso abbiamo chiesto agli studenti di valutare anche la percezione tattile del velluto, attraverso ovviamente campioni da collezione, ma mi verrebbe anche da dire che questi abiti, oltre a un effetto estetico, avevano un loro suono, perché la seta e il damasco hanno un fruscio, mentre il velluto ha un suono più sordo. La simbologia di un colore come il cremisi rimanda al potere, quindi è come dire che nel cremisi si visivamente noi avvertiamo la forza, quella forza che è rapportabile a un suono, cioè è il leone di cui ci parlano le trattatistiche. Chi indossa il cremisi incute il timore del leone, perché è un colore riservato. Quindi in quel colore, in quel modello, noi vediamo che il corpo umano anatomico è vero, è molto lontano, e chi veste quell'abito è come se fosse racchiuso in quell'aurea di distanza che definisce il potere. Ma è proprio l'eccezionalità di questa sala pisana del museo di Palazzo Reale che ci permette un confronto con l'abito che è stato citato e definito domestico. È vero che può essere un abito domestico, nel senso che molto probabilmente è stato realizzato da mani femminili, ma anche tessuto da mani femminili, mentre vale la pena di ricordare a chi ci ascolta che per fare un velluto tagliato, quindi quello che si chiama oggi velluto liscio, o meglio unito, serviva un tipo di telaio dove lavoravano gli uomini, perché richiedeva anche una certa fatica di lavorazione. Invece questa fattura domestica in con una pieghettatura, una semplificazione del modello di quella che è una diamantina, una saia di lino naturale, lana verde, ecco, noi vediamo anche una dimensione più quotidiana in cui però la ricerca della moda del Cinquecento viene rispettata in quella linea del busto che citavo prima, dove appunto il seno piano piano scompare dalla sua forma di provocazione, che ritroverà poi per esempio nel Settecento. Un'altra cosa affascinante della nostra sala pisana è che possiamo fare un confronto anche tattile tra un velluto unito e un velluto invece operato. Il termine operato designa un velluto che presenta un disegno ad opera, per l'appunto, ma che è tagliato a due altezze, per cui se noi posiamo la mano, vediamo, ma sentiamo soprattutto col tatto, che abbiamo una base di fondo e poi il disegno è
crea livelli di altezza diversi. Quindi questi abiti ci raccontano anche qualcosa di una postura, di un movimento. Se nel primo Rinascimento la danza è verticale, ci raccontano i trattati, e noi questo non lo vediamo, l'incedere dunque si eleva verso l'alto, con un abito di questo tipo, portato spesso con pianelle che però, al di là del nome, potevano avere anche una sorta di para unita e alzare la figura, non abbiamo una verticalità. Non c'è la possibilità di salire e scendere, ma c'è un incedere diretto. L'abito veniva completato da queste sopravvesti che diceva la legge e che sono ciò che Eleonora ha portato in città. Una donna che segue il marito, che esce all'aperto, si veste con quello che noi chiameremmo oggi soprabito, zimarra nel termine dell'epoca, o sopravveste. E non solo, le bellissime, diciamo, reti che l'hanno resa famosa grazie al ritratto agli Uffizi, che mi viene da dire la copertina del trattato del bello scritto da Umberto Eco, questo quadro, ecco, questa rete scompare a favore di un cappello, di un copricapo che abbiamo sentito essere in uso, se è nella legge vuol dire che le donne fiorentine la seguono. Ecco, questo è un abito che ha una sua forza come fonte materiale, che ha dei ricami su raso, come tessi Schoenholzer Nichols ha ben studiato, è un'esperta di questi telai che venivano usati di questi motivi, e come, ripeto, lo studio congiunto con la dottoressa Brunoli mi ha portato a comprendere e a capire. Vi dico un'ultimissima cosa, veloce. Quando guardiamo l'abito vediamo in fondo una piega, ma la possiamo anche proprio avvertire perché è una piega di buon due dita. Perché ci siamo chieste questa piega? Poi, confrontando con altri pezzi rimasti nel 600 svizzero, pensate, abbiamo capito che questa piega veniva fatta per permettere di allungare l'abito in caso di gravidanza. La nostra Eleonora, molti sono vissuti, altri no, ma 10 gravidanze nei suoi anni ha fatto. Quindi potrebbe essere un escamotage. So che ora parlerete anche degli abiti fiorentini, ecco. Questo abito ha forti somiglianze con l'abito funebre, non solo per il tessuto, per i materiali, per il modello, perché sicuramente l'autore è sempre il sarto di corte, il nostro Agostino, ma anche perché nel busto presenta, diciamo, sotto l'ascella, lo stesso taglio del busto funebre conservato a Firenze. Non solo, ma perché l'usura rilevata da studio attento attorno alla vita ci dice che l'abito è stato portato con una cintura, come quella dipinta da Bronzino, a picchi, come quella dipinta da Bronzino nel bellissimo ritratto in teletta, così sarebbe chiamato storicamente, cioè questo velluto raso che è il Bronzino, appunto, del ritratto agli Uffizi. Quindi difficile dire che non sia proprio di Eleonora, anche se sappiamo che Eleonora faceva vestire le sue dame di questo colore nelle occasioni ufficiali, per esempio nell'ingresso a Siena del 1560 e nell'ancor più importante viaggio presso la corte papale del gennaio del 61. Notizie tutte interessantissime, sì, veramente da dedicare un'intera trasmissione a questo tema. Gli abiti storici sono comunque abiti, insomma, che veramente ci permettono di scoprire, no, tantissime cose del passato, quindi sono estremamente interessanti. Infatti vorrei chiedere al dottor Vallelonga, così poi per concludere questa parte, se questi abiti sono sottoposti a nuove ricerco, se ci sono progetti futuri di studio proprio sugli abiti storici. Ecco, quello che ha appena detto la professoressa Niccoli, l'ultima parte del suo intervento, no? Questa serie di indizi di cui accennavo all'inizio sono molto importanti e sono legati proprio alla possibilità di esaminare, chiamiamola così, una fonte, no, materiale. E sono appunto in questo caso molto importanti per una eventuale attribuzione ad Eleonora dell'abito. E questo, diciamo, sicuramente nella ricerca ha rappresentato l'elemento di novità intorno al quale poi, come vi dicevo, si è coagulata un'equipe di studio che vi ho descritto brevemente prima, che continua ancora
si è consolidata intorno a quest'abito, quindi la professoressa Niccoli, possiamo dire, è una delle madrine di questo abito ed è, ecco, oggetto di continua cura, sia da un punto di vista della conservazione, grazie ai contributi della Brunori, che appunto della ricerca e della divulgazione, no? Come occasioni come oggi, che sono molto quella di oggi, sono molto importanti. E il lavoro di ricerca quindi prosegue proprio in collaborazione con la professoressa Niccoli, con la cattedra quindi di storia del costume e della moda dell'Università di Pisa e con i suoi studenti, con i quali ora stiamo avviando un lavoro di schedatura, un progetto di schedatura delle opere secondo il modello di redazione della scheda VEA, che è proprio una scheda elaborata dal nostro ministero, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, una scheda quindi di vestimenti antichi e contemporanei. In questi giorni poi stiamo valutando, ma insomma siamo veramente agli inizi, un'ipotesi che si ricollega proprio appunto all'eccezionalità della conservazione di questo manufatto e di un altro che ha prima citato appunto la professoressa Niccoli, che è appunto il vestito funebre di Leonora, che oggi è esposto al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti. Quindi stiamo valutando l'opportunità e le possibilità che potrebbe avere un progetto di analisi e specifiche analisi, diciamo, di carattere chimico e così via su questi abiti, e per rintracciare appunto nuove possibilità, nuove piste di ricerca che si aprono grazie proprio alla conservazione di questi ambiti e del loro possibile raffronto, perché abbiamo anche questo fatto, oltre alla conservazione abbiamo anche di un raffronto sicuro che è appunto dato dall'abito funebre. Benissimo, direi che abbiamo insomma sviscerato questo argomento in lungo e largo. Sarebbe da dire moltissimo, sì. Speriamo poi, e se ci saranno occasioni anche di accesso a questi capi, a questi oggetti, quello che ha descritto la professoressa Niccoli, mi permetto appunto anche da un punto di vista dell'apprezzamento tattile di questi abiti, è un'altra, questa però non riguarda la ricerca, se riguarda più ovviamente la valorizzazione dell'abito, è un altro aspetto su cui stiamo iniziando a lavorare, che anche quello lì insomma secondo me potrà dare, spero, grandi possibilità e buone novità. Bene, allora casomai ci risentiremo per parlarne, in particolare di questi nuovi progetti di accessibilità. Intanto veramente grazie di questo contributo. È stato un piacere. Grazie davvero, grazie. Grazie mille. Alla professoressa Niccoli e al dottor Vallelonga. Grazie. Andiamo con un altro stacco musicale. Allora, siamo pronti per iniziare un'altra parte, una parte nuova, il Museo della Moda e del Costume, gli abiti funebri dei Medici, e diamo il buon pomeriggio, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito, alla dottoressa Caterina Chiarelli, che è proprio il direttore del Museo della Moda e del Costume della Galleria degli Uffizi, MIBACT. Buon pomeriggio, dottoressa. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, dottoressa. Abbiamo in qualche modo con dottor Vallelonga e la professoressa Niccoli fatto qualche brevissimo accenno a questi abiti funebri dei Medici, che sappiamo appartenere alla collezione museale conservata a Palazzo Pitti, ma volevamo capire meglio con lei di che cosa si tratta esattamente, come sono arrivati al museo e quali vicende hanno subito precedentemente. Dunque, sono gli abiti estratti dalle tombe di Cosimo I, dei Medici, della moglie Eleonora di Toledo e del figlio Don Garcia. Sono abiti che hanno avuto delle vicende molto, molto, molto tristi. Erano, sono stati sottoposti, come tutti gli altri, tutti gli abiti medicei, a tre ricognizioni delle tombe. La prima nel 1791, con un attento resoconto, una ricognizione su Leopoldo II e in ultimo, per motivi di studio, nel 1947.
Finché non furono richiusi le ossa delle tombe e furono tenuti gli abiti, che però erano una massa informe, venivano chiusi in una scatoletta, in pratica in una cassa di legno. E sono stati messi nel 1983, lì c'è il Fibagello e il museo antropologico. E hanno avuto queste vicende tristi finché nel 1983, quando si fondò la Galleria del Costume, allora la Galleria del Costume, ora il museo della moda e del costume, e la Cristina Crescenti li prese per restaurarli. Saranno degli anni anche prima che venissero iniziati i lavori di restauro, ma poi fu coinvolta la regione che finanziò il grosso lavoro e fu intrapreso un restauro totale di quegli abiti, con dei risultati ottimi, tra l'altro, perché avevano le condizioni decisamente anche nuove rispetto al passato, non si è mai affrontato una problematica del genere. È chiaro, no? E sì. Soltanto questi tre sono pervenuti. Della definizione che risulta essere stata fatta nelle altre tombe, non si è trovato più niente. Non si sa come mai. Quindi anche in questo caso un'eccezionalità, diciamo, di capi presenti nella collezione. Ci accennava appunto al complesso lavoro di restauro molto lungo, anche perché appunto le condizioni di partenza erano veramente, se possiamo dire, disastrose, quasi irrecuperabili. Invece, quali sono stati gli esiti di questo lavoro di restauro? Era una massa informe, praticamente. Sì. Sono stati molto delicatamente, con estrema lentezza, con la calma, aperte lentamente tutte le pieghe, vaporizzandole leggermente. Sono stati ripuliti, spolverati tutti e messi sotto sul piano con dei tesi, ed è stato creato un enorme puzzle, perché è un po' il concetto del puzzle. Furono vengono colmati i vuoti per dei confronti di verifiche. E la cosa più sorprendente è stata che si è potuto recuperare la foglia dell'abito. E nel caso di Don Garcia, addirittura, lui indossa, si è ricostruito tridimensionalmente il suo giubbone con i flaconi e la brachetta. È una ricostruzione fedele, filologicamente corretta proprio. Ed è interessante che lui abbia, oltre al giubbone, la brachetta, anche un giubbone che invece è stato riposizionato orizzontalmente, perché non era possibile metterlo riporlo tridimensionalmente, e questo giubbone è in un damasco splendido. Interessanti sono anche i tessuti. Certo. Il tessuto di Don Garcia, ad esempio, è un satin, un raso molto, molto resistente. E l'abito di Eleonora, invece, che resta un po' più in cattive condizioni, è esposto orizzontalmente, è stato restaurato tutto in piano, era in raso bianco, tenuto insieme praticamente dal ricamo che decorava tutto l'abito, il centro davanti e tutte le bordure dell'abito,
che era, cioè, diciamo, il tipico legame incimentale, ovvero velluto ritagliato su fondo raso e marcato da tutti i passamani. Questo diciamo piuttosto pesante è tenuto insieme i pendagli di abito che sono pervenuti. Beh, insomma, per essere stata una massa in forma, si è riuscita a fare un ottimo lavoro, siete riusciti a veramente a tirar fuori qualcosa di molto interessante. A questo scopo, la finalità, proprio le finalità, gli scopi del Museo della Moda e del Costume, quali sono? Qual è la sua caratteristica? Per cosa è nato il museo? Il museo è nato perché mancava in Italia un museo dedicato alla storia della moda. Ed è l'unico museo nazionale, il primo e l'unico museo nazionale dedicato a questo argomento. E da notare come dall'83 ad oggi l'Inghilterra sta incrementandosi notevolmente per le generazioni soprattutto, ma anche per artisti. Ed è un museo che è praticamente un museo deposito, perché tutti gli abiti vengono rigorosamente tolti alla luce, vengono ovviamente spolverati, riveduti, sia moderni che antichi, e vengono posizionati in scatole monastiche, quindi orizzontali, giacciono in queste scatole e sono conservati in deposito. Il deposito richiede una manutenzione incredibile, e d'altra parte dentro c'è un tesoro, un patrimonio, perché si potrebbero fare mostre soltanto con le opere che abbiamo, senza ricorrere anche a prestiti esterni. Certo. E questo, il Museo della Moda ha un valore, a me l'ho avuto fino a qualche tempo fa, un valore anche didattico, proprio perché mancava, era una disciplina piuttosto nuova la storia della moda. Ora è già diverso, ma 30 anni fa era una disciplina... Era una cosa del tutto innovativa, insomma, puntare... Anche per le arti applicate, soprattutto in Italia. È peccato poi, perché in Italia, soprattutto dove ci sono tantissimi e grandissimi stilisti, insomma, non avere un museo poi della moda è sembra un po' essere, no? Una stranezza, quindi senz'altro è stato molto importante. Dottoressa, passo la parola a Elisabetta. No, ci diceva, dottoressa? No, volevo dire che ci sono conservati testi dal metà del 700, dalla prima metà del 700 fino ad oggi. Sono poi, ai medici naturalmente i più antichi risalgono al 500, ovviamente. Quindi, insomma, è un museo, abbiamo capito, che deve porre una particolare cura proprio nella conservazione, in questo richiesto un impegno eccezionale, appunto, come ci diceva, di quanto esposto e di quanto in deposito, molto più di quello che richiedono musei che conservano sculture o dipinti o reperti archeologici. Quindi un compito importante su ovviamente oggetti rari e delicatissimi, come si è detto prima, e quindi da questo anche lo sviluppo di competenze altissime per quanto riguarda il restauro, immagino, insomma. Sì, infatti, poi ogni museo dovrebbe avere un laboratorio di restauro, il Museo della Moda, del tessile, dovrebbe avere un laboratorio di restauro annesso, assolutamente. Almeno avevamo, ma è indispensabile averlo e lavorare sempre tenendo presente tutti i limiti che comporta la conservazione del tessile, in quanto è il tasso di sensibilità alla luce, al tasso di umidità nell'aria, al calore. E poi c'è
un grosso lavoro quello di intestazione di tutto il patrimonio che c'è qua dentro, ovviamente. È un lavoro incredibile che comporta un mese di lavoro. Mesi di lavoro e quindi anche affinamento di capacità, di tecniche che forse in qualche caso sì, e devono essere aggiornati, e su cui penso però l'Italia sia insomma all'avanguardia, immagino, per quanto riguarda il tessuto, il restauro in questo senso, il restauro in generale, in particolare insomma dei tessuti. Sì, infatti. Poi naturalmente il restauro è interessante con il condotto, perché certo, sono degli abiti spesso che sono in condizioni cioè estremamente precarie, cioè sono tutti posti a delle modifiche, e allora lì il restauratore interno con il curatore deve decidere come fino a che punto intervenire. Già. Perché non si può ricreare un falso. Certo. D'altra parte deve stare sul manichino. Certo. Non tutto però viene esposto sul manichino, ci sono anche dei pezzi che richiedono, come i medici in fondo, che richiedono una cosa particolare, vengono esposti orizzontalmente. Certo, quindi deve essere integrato almeno in parte per poter stare tra virgolette in piedi, per poter riprendere una forma, ma queste integrazioni da una parte non devono troppo devono essere coerenti con il contesto. Io non so se si seguono le stesse regole che per il restauro, per cui si deve comunque evidenziare la differenza, ma certamente a volte per il restauratore è un compito complesso decidere come, se e quanto integrare. un'abilità, delle competenze davvero alte sono richieste in questo caso. Poi la cosa interessante è anche la valutazione dell'oggetto, cioè la valutazione in senso storico, certo, che è sempre connessa al lavoro di restauro. Cioè noi cerchiamo di chiedere ai nostri donatori il maggior numero di oggetti possibili, maggior quantità possibile, perché così possiamo ricostruire la storia dell'abito o dell'accessorio. Che è fondamentale, cioè è un punto in più, anzi molti punti in più rispetto ad un abito che è in certo senso disperso, per il braccio antiquario, e del quale non si sa più niente. Certo, questo è fondamentale. Questo lo sottolineiamo sempre, soprattutto per l'archeologia, ma evidentemente non solo. Conoscere il contesto è fondamentale, fuori contesto si perdono moltissime indicazioni, informazioni che per chi studia, per lo studioso, chi fa ricerca sono importanti, e che chi studia e fa ricerca deve trasferire poi al grande pubblico, anche per un discorso di educazione proprio al rispetto del patrimonio, e questo lo abbiamo sottolineato molte volte. Certo. Dottoressa, allora noi invitiamo intanto gli ascoltatori magari a visitare questo museo della moda e del costume, ma adesso in questo momento è chiuso? È molto temporaneo e senza molto esterne. È un po' cambiata la gestione del museo, però io ho trattato un po' quello che è il museo ideale. Come siamo stati noi, siamo anche noi in un certo senso, però ora i tempi di vita sono maggiori. Ho capito, bene, si può sempre consultare sul sito, immagino, sì, informazioni sì. Ci sono sul sito delle gallerie degli Uffizi, e tra l'altro adesso avremo ancora questo importante istituto con noi per un altro aspetto legato all'accessibilità. E intanto la ringraziamo, direttore, la ringraziamo per questo intervento sul tema della moda. Grazie mille, a presto. Grazie. Allora sì, potete consultare uffizi.it, Palazzo Pitti, Museo della Moda e del Costume. Dal 30 settembre al 15 dicembre 2019 il Museo della Moda e del Costume resterà chiuso per consentire l'allestimento della nuova esposizione, però naturalmente potete trovare qui tutte quante le indicazioni utili, con naturalmente anche la descrizione di alcuni degli abiti protagonisti di questa importante collezione.
Quindi se avete questa curiosità, intanto la potete soddisfare andando sul sito. Noi diamo un altro stacco musicale e poi ricominciamo con un altro intervento. Bene, allora, dottoressa Borgia, siamo nel secondo focus accessibilità, progetto sperimentale a cura delle Gallerie degli Uffizi e sì. Naturalmente cioè, adesso parleremo del pannello dedicato ai ritratti di Guidobaldo di Montefeltro e Battista Sforza, un'opera di Piero della Francesca e con abiti ricostruiti attraverso tessuti reali. Sì, ci farà un'introduzione la dottoressa Anna Soffici, che è proprio funzionaria storico dell'arte, responsabile dell'area mediazione culturale e accessibilità del Dipartimento per l'Educazione delle Gallerie degli Uffizi, e poi più in particolare di questo progetto. Avremo un collegamento telefonico, Gabriele Morandi e Laura Prelazzi, che sono assistenti alla fruizione, all'accoglienza e alla vigilanza presso l'area mediazione culturale e accessibilità del Dipartimento per l'Educazione delle Gallerie degli Uffizi, con i quali appunto ci intratterremo un po' di più, abbiamo un po' di curiosità sperando di avere delle risposte, senz'altro le avremo da loro. Allora ascoltiamoci il contributo con la dottoressa Soffici e poi rientriamo. Siamo dunque nel momento da dedicare ad un altro importante dipartimento, quello per l'educazione, area mediazione culturale ed accessibilità, e ne parleremo con la dottoressa Anna Soffici. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori di Slash Radio. Allora, dottoressa, io le chiederei una breve presentazione a chi ci sta ascoltando proprio del Dipartimento per l'Educazione per capire naturalmente di che cosa si occupa. Sì, volentieri. Il Dipartimento, anzi l'area Accessibilità e Mediazione Culturale è stata istituita piuttosto recentemente proprio con l'obiettivo di costruire all'interno del museo le competenze necessarie per sviluppare poi progetti educativi che potessero proprio rispondere alle esigenze di un pubblico che ormai si presenta estremamente ampio e diversificato, e con una particolare attenzione poi alle persone con disabilità, a quello che è il cosiddetto pubblico di prossimità, nonché anche a quella fascia di pubblico che ancora per vari motivi non partecipa o non ha modo di partecipare all'esperienza museale. Certo, c'è da dire che sin dagli anni 70 l'istituzione agli Uffizi di uno dei primi servizi educativi d'Italia fu già un messaggio dirompente di apertura del museo verso il proprio pubblico, perché proprio in quegli anni ci si fermò a pensare a come rendere maggiormente accessibile la conoscenza del nostro patrimonio e dei suoi valori a un pubblico che fosse non solo quello specialistico, e fu così ad esempio che anche le scuole poterono finalmente iniziare a esplorare i nostri musei con il giusto approccio per loro, con le corrette chiavi di lettura. In questo modo si può dire il museo dava attuazione a una delle sue missioni più importanti, che è quella educativa. Oggi però diciamo siamo consapevoli che il museo come istituzione abbia assunto un ruolo molto più ampio, quindi non è solo un luogo da esplorare o un ambiente d'apprendimento, ma è proprio un luogo di incontro e di scambio tra persone, quindi un luogo che fa parte della loro vita culturale e sociale. Quindi ecco, non solo ci poniamo al servizio delle persone, però anzi bisogna proprio cercare costantemente un dialogo con esse, è quello proprio che cerchiamo di fare, costruendo nell'ambito dei nostri progetti contatti e relazioni con associazioni ed altri enti non profit che si rivolgono nello specifico al pubblico con disabilità, ai nuovi cittadini, al pubblico o quello della marginalità sociale. Insieme fissiamo gli obiettivi che si vogliono raggiungere e insieme tracciamo la strada che poi vogliamo percorrere. Ovviamente è un percorso piuttosto, è un lavoro di per sé impegnativo. Faccio semplicemente un paio di esempi. Come posso infatti in una realtà come quella degli Uffizi coinvolgere ad esempio i nuovi cittadini e renderli partecipi e consapevoli dei valori universali
che questo patrimonio culturale reca con sé. Come posso conciliare, ecco un altro esempio, le esigenze di una persona autistica che tende a prediligere la quiete con la realtà degli uffici, le cui sale per buona parte dell'anno sono costantemente affollate. Quindi questo semplicemente per confermare che si tratta di un lavoro piuttosto delicato e che deve comunque fronteggiare anche delle difficoltà più specifiche, ulteriori e peculiari dei nostri musei, primo fra tutti l'affollamento. Però nonostante tutto devo dire si lavora con impegno e grande soddisfazione, anche perché come museo siamo convinti del fatto che il museo in generale può veramente essere il motore di importanti cambiamenti sociali. Se metto infatti a disposizione, faccio un altro esempio, un percorso tattile all'interno del museo, dando così la possibilità anche a persone cieche e ipovedenti di esplorare i capolavori dell'arte, lo faccio non solo perché sono tenuto a farlo, ma anche e soprattutto perché spero che questo possa contribuire poi a innescare una sorta, chiamiamola così, di reazione a catena, per cui anche altri luoghi pubblici, ma anche esercizi privati di pubblica utilità, possano sentire altrettanto l'urgenza di intervenire nei loro ambiti di attività per garantire la massima accessibilità. E in questo modo, in sostanza, facendo ognuno di noi un po' la propria parte, che si riesce forse a costruire una società in cui è garantita l'autonomia della persona e la piena partecipazione di tutti alla vita sociale. Ecco, questi sono un po' gli obiettivi che guidano la nostra azione. Ci sono anche dei progetti dei quali ci vuole dire? Sì, posso fare una brevissima rassegna degli ultimi, partendo da quelli più legati al tema della disabilità. Stiamo infatti concludendo in questi giorni il progetto Art Lab. Si tratta di un ciclo di laboratori creativi per ragazzi con disturbi dello spettro autistico che abbiamo realizzato in collaborazione con l'associazione L'Immaginario. È stata un'esperienza importante per capire come possiamo meglio accogliere le persone autistiche, ma anche per misurare quanto i nostri musei siano accessibili per loro. Poi abbiamo avviato un altro progetto di cui andiamo molto orgogliosi, Special Guest Key, in collaborazione con uno dei maggiori ospedali pediatrici d'Italia, l'ospedale Meyer di Firenze. Infatti grazie a questo progetto avremo la possibilità di accogliere nei nostri musei i bambini che si recano al Meyer per compiere il loro percorso terapeutico. Infatti per loro prepareremo progetti educativi proprio su misura, compatibili con le loro personalità e i loro interessi. Qui vorrei fare proprio un grande ringraziamento alla piccola Martina che ha iniziato con noi questo percorso e che ha dato proprio il là a questo progetto sperimentandolo in prima persona. Ora, grazie a lei, ne potranno beneficiare anche altri bambini, in modo che questo viaggio a Firenze fatto per motivi di cura non sia più vissuto con terrore. Poi, conosciamo bene Martina, abbiamo parlato anche qui a Slash Radio di questo importante argomento. Le ripeto, è un progetto di cui andiamo molto orgogliosi e di cui vediamo dei risultati veramente incoraggianti. Ovviamente a questi progetti specifici si aggiunge un'attività che si potrebbe definire ordinaria di visite per singoli, associazioni e attività di sensibilizzazione per le scuole. Mentre sul tema della mediazione culturale, quindi sul coinvolgimento dei nuovi cittadini, le ultimissime esperienze che abbiamo portato avanti sono il progetto Fabbriche di Storie, che ha visto al lavoro un gruppo di nuovi cittadini e operatori museali che hanno selezionato alcune opere degli Uffizi, ne hanno approfondito i contenuti e le hanno poi rilette intrecciando con esse la propria storia personale. Quindi un lavoro molto accurato, il risultato di questo lavoro sono delle narrazioni
che è possibile ascoltare come file audio dal sito www.uffizi.it, progetto Fabbriche di Storie. Poi abbiamo il progetto AMIR, che si è concluso da poco, sviluppato in collaborazione con Stazione Utopia, grazie al quale abbiamo potuto avere a disposizione 8 nuovi cittadini in veste proprio di mediatori, che hanno offerto visite guidate al Giardino di Boboli con una lettura del patrimonio botanico riletto appunto alla luce della storia delle migrazioni. Oltre ovviamente a progetti educativi, siamo anche tenuti a predisporre degli strumenti utili ad agevolare la fruizione del patrimonio culturale dei nostri musei. Parlo dei nostri musei perché ricordo dal 2014 sono stati riuniti in un unico grande complesso chiamato Gallerie degli Uffizi i celebri Uffizi, ma anche tutti i musei di Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, quindi si sta parlando veramente di un complesso museale enorme. Dottoressa, io la devo interrompere, la ringrazio veramente per il suo contributo e per questa spiegazione, torneremo senz'altro a parlarne e insomma le auguriamo un buon lavoro perché ci sono molti progetti e quindi credo che ne abbia bisogno lei come tutto il Dipartimento per l'Accessibilità. Grazie. Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori. Insomma, ne aveva da raccontare la dottoressa Soffici, è stato veramente molto interessante il suo intervento. Noi diamo il buon pomeriggio però adesso a Gabriele Morandi e a Laura Prelazzi. Buon pomeriggio. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Allora, sì, è un dipartimento molto molto attivo in cui lavorano appunto anche Gabriele Morandi e Laura Prelazzi. E a lei in particolare, per tornare al progetto a cui abbiamo accennato all'inizio, vorrei domandare com'è nata questa idea di un pannello tattile che prevede l'utilizzo di tessuti? Dunque, come penso che, buonasera a tutti, dunque, come penso che abbia ben spiegato Anna Soffici, il nostro è un dipartimento che lavora per l'inclusività, quindi di permettere a persone con uno sguardo diverso sul mondo di includersi nel museo e poter seguire le visite al meglio. Quindi il motore, diciamo, per noi è stato proprio l'interesse e il desiderio delle persone cieche con cui lavoriamo da tempo, che è quello di conoscere e avvicinarsi il più possibile alle opere d'arte. Quindi ogni qualvolta che noi gli abbiamo proposto dei percorsi legati alle mostre, alle collezioni permanenti, la risposta è sempre stata estremamente positiva e questo per noi è stato di grande stimolo. Quindi abbiamo imparato tantissimo, abbiamo imparato da loro a capire quelli che erano i bisogni, quello che andava migliorato, diciamo. È la nostra domanda che ci facciamo costantemente, no? Che cosa possiamo fare di più, cosa possiamo fare meglio. E così è nata questa idea di ricostruire alcune figure presenti nelle opere, diciamo le figure più importanti dell'opera, ricostruirle con materiali naturali in modo da essere più possibili verosimiglianti a quelle dipinte dall'artista. Ecco, quello che diceva all'inizio della trasmissione il professor Aldo Grassini proprio sull'importanza di sempre scoprire nuove potenzialità di quelle che sono le collezioni museali, le nuove possibilità che queste ci offrono, insomma accogliere sempre questa sfida di rendere più accessibile il nostro patrimonio, cose appunto che con curiosità e intelligenza avete fatto voi. Esatto. Signor Morandi, avete scelto per questa sperimentazione due capolavori della pittura del Rinascimento, i ritratti di Guidobaldo da Montefeltro e Battista Sforza, che sono due opere di Piero della Francesca. C'è un motivo in particolare per il quale avete fatto questa scelta? Sì, allora, sì, le opere sono appunto di Piero della Francesca, sono Federico da Montefeltro, sì, e Battista Sforza. Sono praticamente un'opera, è praticamente un pannello... doppio ritratto, esatto, frontale, famosissimo praticamente, di Piero della Francesca, sono questi due personaggi di profilo che si guardano praticamente con lo sfondo del loro possedimento, appunto del Montefeltro. Li abbiamo scelti per un motivo molto semplice, perché sono due figure ben riconoscibili. Noi questo pannellino tattile che abbiamo fatto praticamente è bidimensionale praticamente, quindi
ciò che conta è la silhouette, e questa è una silhouette, essendo di profilo, molto, molto ben riconoscibile in entrambi i casi, in particolare il caso di Federico, appunto, anche perché aveva insomma, degli affacci racconta, aveva rotto il naso durante un torneo, diventa un personaggio del 400, e poi si vede tranquillamente, si può percepire appunto questa particolarità fisica proprio nella silhouette che abbiamo appunto delineato assieme a Laura, e questo appunto è. Poi perché sono due personaggi vestiti in maniera particolare, con degli abiti molto ricchi, con un cappello, e quindi li abbiamo riprodotti questi abiti, li abbiamo riprodotti proprio su questo pannello, abbiamo ripreso gli abiti, abbiamo fatto anche le imbottiture per simulare la spalla, simulare la manica in entrambi i personaggi, anche l'imbottitura del cappello, i capelli, abbiamo cercato di riprodurli, addirittura i nei del personaggio maschile di Federico, appunto, in modo che si possa intracciarlo, si possa esplorarlo proprio con le dita, con le mani, e riconoscere proprio il volto, la faccia di questi, della nuova silhouette di questi personaggi. Il progetto però è ancora in fase sperimentale, appunto, cioè, si è parlato di un progetto che si sta avviando, ma quali tappe deve ancora superare poi per essere proposto al pubblico, per essere del tutto operativo questo progetto? Sì, dunque assolutamente questo progetto è in fase sperimentale, diciamo che stiamo lavorando su dei prototipi che diciamo sono un po' fatti in casa ancora con materiali di recupero, stiamo proprio crescendo nell'esperienza, no? Momento per momento, ogni dettaglio, ci stiamo lavorando tantissimo. È chiaro che la prossima e fondamentale per noi tappa è quello di farli sperimentare ai nostri amici dell'Unione Italiana Ciechi, per avere da loro un riscontro poi concreto del progetto, quindi per noi la loro approvazione è importantissima per procedere e andare avanti col progetto. Quindi questo è sempre anche quello che noi consigliamo, ma ci sono già dei contatti avviati da questo punto di vista? No, ancora no, siamo ancora proprio nella definizione, diciamo, dobbiamo ancora affinare ancora alcuni dettagli e poi cominceremo con la sperimentazione, quindi con i contatti che già abbiamo nella nostra mailing list, insomma, di persone che contattiamo regolarmente, quindi saranno loro quelli che sperimenteranno per prima. Sì. Vado io? Sì. Allora, io ero curiosa di sapere dal dottor Morandi se è possibile estendere il progetto a qualsiasi opera oppure se vi sono delle restrizioni. A tutte le opere no, questa l'abbiamo scelta, quella di Duchi Montefeltro, proprio perché facilmente riconoscibile, sono due personaggi, praticamente i volti visti di profilo, che sono molto facili, allora così pensiamo, da riconoscere. Più difficili sarebbero dei quadri, più difficile riprodurre dei quadri con molti più personaggi, ad esempio, oppure quadri dove magari c'è anche uno o due personaggi, ma la silhouette non è ben leggibile. Posso immaginare, non so, una Madonna in trono, una Madonna di Giotto, ecco, quello sarebbe già abbastanza complicato, perché insomma questa figura massiccia della Madonna non è che sia facilmente percepibile così esplorarla. Altre magari le cerchiamo, sono proprio delle figure che proprio sono riconoscibili come silhouette. Un'altra su cui stiamo lavorando, abbiamo pensato, era appunto il battesimo di Cristo di Verrocchio di Leonardo da Vinci, perché ci sono queste due figure, appunto quella del Battista e del Cristo, che sono abbastanza riconoscibili, sono figure snelle, figure ben delineate, insomma quelle si potrebbe lavorarci. Altre dove ci sono troppi personaggi o personaggi dalle contorni un po' sfumati, o peggio ancora, anche se non è il caso degli Uffizi, non ce l'abbiamo proprio, vorrei dire tipo degli quadri astratti, ecco, quello sarebbe veramente complicato e quasi impossibile da riprodurre. Sì, sono un po' le restrizioni che in generale valgono per le tavole termoformate,
dove chiaramente se ci sono raffigurazioni complesse si deve procedere prima ad una semplificazione ovviamente del, di quanto è rappresentato, e poi si può passare ad una trasposizione, diciamo, in rilievo, questo in generale. Poi in particolare il discorso dello scorcio crea delle difficoltà in più di interpretazione a livello tattile, quindi questo ovviamente riguarda in generale i pannelli. E invece volevamo sapere anche quali sono secondo voi i punti di forza di questo progetto e quali invece eventualmente i punti deboli. Ma dunque, i punti di forza sono senz'altro la possibilità di aggiungere degli elementi di esperienza in più nei percorsi tattili, no? Perché noi abbiamo a tutt'oggi offriamo l'esperienza tattile che viene fatta su delle sculture e poi dei quadri tattili che appunto sono dei quadri in rilievo, e questa invece è la possibilità proprio di trasportare queste silhouette, quindi questi oggetti, all'interno proprio del museo, e la forza è proprio quella di poterne godere accanto all'opera originale. Mm-hmm. Quindi la persona avrà il racconto dell'operatore che racconta, quindi descrive l'opera, e nello stesso tempo magari su una comoda sedia avrà la possibilità, attraverso questi oggetti che sono fatti appunto in materiale leggero, di sentire dei dettagli in più, toccarli con dei materiali caldi, piacevoli al tatto, che ti portano proprio dentro il quadro a fartelo conoscere, però dentro un'esperienza sonora che è quella del museo, dove c'è appunto tutta un'energia che si sente, tutto un brusio che dà anche emotivamente forza all'esperienza. E quindi nello stesso tempo aprire anche proprio il dialogo con l'opera attraverso questi nuovi stimoli, poterla proprio in qualche modo sentire più profondamente. I punti di debolezza, ahi noi, sono la realizzazione, che non è facile, diciamo che è un progetto che è insomma abbastanza ambizioso, nel senso che non è facile con i mezzi che a tutt'oggi abbiamo. E come diceva bene Gabriele, appunto alcune opere hanno delle silhouette molto molto frastagliate, e poi ci sono anche il problema dei piani che ci stiamo ponendo, perché vorremmo arrivare poi a fare anche ulteriori progetti su come aiutare a comprendere tutta la successione dei piani, no, in un quadro, quindi diciamo dallo sfondo per poi arrivare in avanti, il contrario, no? Mm-hmm. Ma sono certa, e quindi è la lentezza, diciamo, un punto di debolezza. Mm-hmm. Nel senso che abbiamo bisogno di tempo per costruire, per capire, per migliorarsi, eccetera, no? Ma sono certa che ci riusciremo, diciamo che la motivazione c'è ed è molto alta, e questo è l'importante, questo un poi favore, aiuta. È un lavoro artigianale e sartoriale, esatto. Certo, un po' come per i libri tattili, non è qualcosa che si può fare in serie a stampa, ci vuole anche del tempo, naturalmente. Qual è, Gabriele, qual è il criterio per la scelta dei materiali? Come procedete quando dovete scegliere materiali? Ovviamente prima lo studio del quadro, dell'opera, e la riconoscibilità, cioè, e quindi riconoscibilità del materiale. Nel caso appunto dei due personaggi, dei Duchi di Montefeltro, erano ovviamente riccamente vestiti, quindi penso velluto, broccato, quasi ricamato, e quindi eravamo con il nostro materiale a disposizione cercato di riprodurre il vestito stesso. Abbiamo fatto una cosa simile anche sui capelli, addirittura abbiamo preso appunto con sempre dei materiali di recupero, e abbiamo fatto un lavoro direi veramente interessante, addirittura con le particolarità, insomma, con i nei del personaggio, facendoli con artigianalmente, addirittura con della colla a caldo. Mm-hmm. Per riprodurre, che si possono fare? Una cosa che ovviamente si potrebbe così espandere sarebbe la possibilità di coinvolgere le scuole d'arte in questo caso. Mm-hmm. Potrebbero appunto darci una mano per avere una maggior competenza manuale, insomma, noi facciamo insomma anche un altro lavoro, però, e avere appunto la possibilità di anche di fare una ricerca anche sui tessuti, e poter essere sempre più preciso, sempre più filologicamente corretti. Io sì. Però per gli ascoltatori volevo fare una domanda: se brevemente ci potete descrivere come sono ritratti Federico
da Montefeltro e Battista Sforza? Una breve descrizione per farceli immaginare, a parte che sono questi due profili, chiaramente, però non tutti magari possono conoscerli. Allora sì, Federico è appunto il duca di Montefeltro, che quindi ha questo risultato ovviamente di profilo, ha il naso rotto, come si diceva, perché lo ruppe proprio in un torneo, l'altro era, durante questo torneo ebbe anche un danno all'altro occhio, quindi lui era irritato semplicemente da una parte del profilo. E ha indossa un cappello molto particolare, una piccola sbarza che abbiamo riprodotto, ed è un cappello probabilmente in velluto che abbiamo appunto riprodotto, capelli ricci scuri, colorato, e che abbiamo anche fatto anche questi con la produzione. Aveva tre nei sulla parte sinistra del volto, che anche questo abbiamo riprodotti. Quindi toccandolo praticamente si riesce a riconoscere proprio il cappello, il naso e la bocca, anche molto piccola, tra l'altro, con una piccola fessura. Per quanto riguarda, e appunto, siamo quei nei appunto sulla pelle. Per quanto riguarda invece Battista, era veramente donna estremamente pallida, quindi aveva capelli piuttosto riuniti in un chignon e con dei tessuti tipo velo che appunto gli avvolgeva una specie di crocchia laterale vicino all'orecchio, sopra l'orecchio praticamente. E i lineamenti, differentemente da quelli di Federico, sono regolari, sono piuttosto regolari. Sono percepibili. Aveva indossato anche una bellissima collana di pelle, insomma, non abbiamo usato le pelli ovviamente, però altri strumenti, altri oggetti, altri materiali che potessero dare lo stesso idea, anche per, e con del materiale appunto che riducesse il vestito di entrambi, quindi è stato, deve essere più vicino appunto al velluto, quindi un ricco materiale. Nel caso della donna era una differenziazione fra la casacca che portava sul petto e la manica, che era praticamente di una fattura completamente diversa, era molto più elaborata, era un broccato ricamato. Quindi insomma, tutto questo abbiamo cercato di riprodurlo, penso che ci possano essere riusciti. Allora aspettiamo poi l'opinione anche degli amici della sezione di Firenze, non so con chi avrete contatti, dell'Unione Italiana Ciechi, e poi di metterlo a disposizione di tutti. Benissimo, grazie. Prego. Mille a Gabriele, grazie a voi, a tutti gli ascoltatori. Grazie a voi, un saluto, buona serata a tutti gli ascoltatori. Grazie. Arrivederci. Eccoci di nuovo, subito chiediamo facciamo una rettifica, ma per naturalmente gli ascoltatori molto competenti come la dottoressa Borgia, che a differenza mia non aveva notato questo errore, ma in effetti abbiamo commesso un errore, perché non si tratta, no, di Guidobaldo da Montefeltro. Finora abbiamo parlato di Guidobaldo da Montefeltro, ma di Federico del papà di Montefeltro, sì, del papà. E Battista Sforza, quindi correggiamo e chiediamo scusa agli ascoltatori per l'errore. Ecco, e quindi adesso non dite che abbiamo sbagliato, perché ce ne siamo accorti. Quindi abbiamo fatto in tempo. Ci siamo emendate in diretta. Allora, siamo nella quinta parte, insomma, dopo il quinto stacco passiamo alla parte proprio finale. Conversando si impara, questo progetto di ASL con un elaborato audio a cura delle studentesse del quarto anno del liceo artistico di Via Ripetta di Roma, sul tema riposo durante la fuga in Egitto, olio su tela di Caravaggio del 1597. Andiamolo ad ascoltare insieme. Sì.
Il riposo durante la fuga in Egitto è un'opera dipinta dal Caravaggio tra il 1595 e il 1596, attualmente conservata a Roma nella Galleria Doria Pamphili. Dal punto di vista stilistico, la fuga in Egitto è una delle opere giovanili più affascinanti del Caravaggio, sia per l'eleganza delle soluzioni formali, sia per la novità delle figure intere ambientate in un paesaggio aperto. In un'atmosfera di pace e serenità, in cui sembra che il tempo si sia fermato e la natura si sia fatta silenziosa, un bambino dorme in braccio alla sua mamma, cullato dalla ninna nanna suonata da un angelo. Nel dipinto non troviamo ancora il forte contrasto che caratterizzerà la pittura del Caravaggio rendendolo celebre, ma scorgiamo chiaramente la sua grande capacità di portare scena agli eventi biblici in forma di dramma sacro. La scena della fuga in Egitto è probabilmente ispirata ai Vangeli apocrifi piuttosto che allo scarno racconto del Vangelo di San Matteo. Nel dipinto, Giuseppe, Maria e Gesù ci appaiono come gente del popolo, figure modeste che compongono una scena di dignitosa povertà. Una famiglia semplice ma ricca di relazioni vere, presenza, vicinanza, sostegno e fedeltà reciproca, sentimenti forti che si leggono chiaramente nei volti miti e negli sguardi ricolmi di amore infinito. Le figure a cui si unisce l'asino sono immerse in un paesaggio agreste, sedute al riparo di una quercia in un'atmosfera dolce da sera autunnale ancora mite. Al centro del quadro troviamo un angelo dalle grandi ali di rondine, ritratto di spalle a dividere la composizione in due parti. Il suo aspetto è celestiale ma anche molto terrestre nella rappresentazione del corpo, che sembra scaturito dalla terra come per incanto. A sinistra dell'angelo Caravaggio pone Giuseppe, un falegname con il volto segnato dalle rughe, seduto su un grande sacco che regge lo spartito musicale all'angelo. Sullo spartito si può leggere il titolo e l'autore del brano, un mottetto mariano composto dal musicista franco-fiammingo Noel Badwine, ispirato al Cantico dei Cantici. Accanto al sacco, dove siede Giuseppe, troviamo un fiasco di vino che, insieme alla farina con cui si fa il pane, richiamano i due elementi simbolo dell'Eucaristia. Il suolo dove poggia il sacco sembra arido, coperto di pietre e di foglie secche. Alle spalle di Giuseppe, tra le fronde, si scorge il muso dell'asino che sembra seguire incantato i movimenti armoniosi dell'angelo mentre suona il violino. A destra dell'angelo, Maria è ritratta come una donna qualunque, seduta in terra con il figlio in grembo. La Madonna poggia dolcemente la guancia sinistra sulla testa del bambino, offrendogli con il suo corpo un rifugio sicuro ed avvolgente. Ha il braccio destro abbandonato sulle ginocchia, in una posizione che mostra chiaramente la stanchezza per il lungo cammino. Maria si lascia andare nel riposo come farebbe qualsiasi madre stremata dalla fatica di un lungo viaggio, un viaggio da fuggiaschi nella polvere e nella paura per la vita del proprio figlio. La Madonna e il bambino sono resi da Caravaggio con un disegno elegante, fatto di dolcissime linee curve. La famiglia riposa all'ombra di una quercia, dietro la quale, in lontananza, si scorge un paesaggio fluviale che rafforza l'atmosfera di quiete che sprigiona il dipinto. Bene, allora... Io ecco, voglio dire che è stata una bella esperienza con queste studentesse che si sono appassionate a questa sfida di rendere... di raccontare un quadro, mettendoci però qualcosa di personale, di come loro lo avevano letto emozionalmente.
E è stata un'esperienza interessante anche per noi vedere come progressivamente riuscivano ad avvicinarsi anche a quelle che potevano essere le sfide poste da una descrizione pensata per chi non ha davanti il quadro, quindi per rendere queste atmosfere che loro hanno appunto tradotto con parole scelte con cura e che ci rimandano anche ad una quella quotidianità che sapeva rappresentare, sapeva richiamare Caravaggio anche quando ritraeva appunto una Sacra Famiglia, ma che la rappresentava come una famiglia così di gente costretta, di povere persone costrette a fuggire, e questo ci riporta anche ad una attualità a volte dei nostri giorni, e questa donna che stanca si abbandona al riposo tenendo in braccio il suo figlio. E quindi insomma volevo ringraziare anche le due studentesse del liceo di Ripetta per il lavoro, l'impegno che avevano messo nell'ideare e nel realizzare questa descrizione. E passiamo adesso ad un altro contributo importante, perché è un'altra collaborazione alla quale ormai siamo affezionati, la pillola di Slash Art a cura del Museo Tattile Statale Omero. E questa volta parliamo del tappeto marmoreo del pavimento della Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze, e questa pillola d'arte è curata da Francesca Graziani del Dipartimento Educazione proprio del Museo Tattile Statale Omero di Ancona. Andiamo ad ascoltarla. Ben ritrovati ascoltatori di Slash Radio, sono Francesca Graziani, operatrice del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, e oggi tramite la pillola di Slash Art vi conduco nel cuore del Rinascimento italiano. Ancora oggi, a circa 6 secoli dalla sua costruzione, detiene il primato della cupola in muratura più grande del mondo. Di quale cupola sto parlando? Della cupola della Cattedrale di Firenze, Santa Maria del Fiore. Svetta altissima, circa 114 metri. Risulta così slanciata da essere visibile a 70 km di distanza. Nella seconda sala del Museo Omero, passeggiando fra altri modellini architettonici, si giunge in prossimità della grande cupola. Ne è presente un modello scala 1:75, costituito prevalentemente di legno. In realtà prima è possibile toccare il modellino volumetrico dell'intera cattedrale in scala, non più grande di una scatola da scarpe, ma finemente realizzato e che riesce a dare tangibilmente l'idea di tutte le sue parti. La facciata, il lungo corpo centrale, la grande cupola e le cappelle laterali. Ma il modellino sul quale mi voglio concentrare è la cupola. Questa costruzione ha 8 fasce sulla quale è possibile far correre le mani e sentire la riproduzione delle tegole, dove percorrendola dal basso verso l'alto, proprio sulla cima, si scopre la maestosa e raffinata lanterna, che si conclude con una piccola sfera. Toccandola e contemporaneamente girandoci intorno, si sentono a intervalli regolari 8 costoloni, che in gergo vengono chiamati contrafforti, ma in realtà hanno la sola funzione di decorare e sottolineare gli spicchi di questa solenne copertura. Ad un certo punto, sotto le nostre mani, il tetto si interrompe, si scopre un'apertura. Questa ci aiuta a comprendere meglio qual è stata l'idea geniale che è servita per costruire questo capolavoro. Ma facciamo un po' di chiarezza per chi non ricorda bene la storia di come venne progettata. Fu nel 1418 che la Corporazione dell'Arte della Lana bandì il concorso per la realizzazione della cupola del Duomo. La grandiosa architettura di questo sacro edificio era stata progettata oltre 100 anni prima dall'architetto e scultore Arnolfo Di Cambio, che aveva posto la prima pietra nel 1296. Nel suo progetto aveva già previsto una copertura a cupola, ma costui morì ai lavori iniziati. Il cantiere venne successivamente diretto da altri architetti dopo di lui, tra i quali annoveriamo Giotto, insieme ad Andrea Pisano, Francesco Talenti, Lapo Ghini e altri. All'inizio del XV secolo l'edificio era quasi completamente ultimato. Mancavano la facciata, che poi sarebbe stata realizzata nel 1800, e appunto la cupola. Dobbiamo considerare che il Duomo di Firenze è un edificio enorme, che giganteggia nella città. Lungo 153 metri, progettato per contenere 30.000 persone, è oggi la quinta chiesa d'Europa per grandezza. Il diametro totale della cupola è di circa 54 metri. Ai progettisti veniva chiesto di colmare questa ampiezza ad un'altezza di circa 60 metri. Ma come? Il concorso del 1418 richiedeva proprio la risoluzione a questo problema.
si presentarono molti architetti, tra cui Filippo Brunelleschi, che fu l'unico ad arrivare in fondo alle selezioni. La sua idea era semplice e geniale: realizzare una cupola autoportante, costruita senza centine e capace di sostenersi da sé in ogni fase della sua costruzione. Ottenuto l'incarico, Brunelleschi costruì una struttura a doppia calotta, ossia due cupole distinte, una dentro l'altra, connesse da speroni di legno a tenerle unite. All'interno ideò un sistema di scale che conducevano sino alla cima. La cupola è costruita prevalentemente con mattoni, con un sistema di incastro detto a spina di pesce, che consisteva nel disporre un numero di mattoni in orizzontale e un numero in verticale, come in una libreria dove alcuni libri vengono disposti in orizzontale per sostenere la fila dei libri in verticale, fila su fila, intervallando il numero fra quelli orizzontali e verticali. Brunelleschi realizzò la cupola in forma ogivale, non semisferica, ma una cupola a punta, come i tipici archi gotici. La superficie esterna è ricoperta con tegole rosse e presenta 8 facciate, ciascuna spartita da creste di marmo bianco poste in corrispondenza di costoloni angolari. Ci vollero 18 anni per costruire la cupola, che fu ultimata solo nel 1436. Brunelleschi morì nel 1446 non vedendo la costruzione della lanterna, che progettò come vero e proprio tempietto a pianta centrale a coronamento della sua magnifica opera architettonica. Pensate sia tutto qui? Sbagliato. Non abbiamo parlato per nulla della cattedrale. Vi ho accennato che la facciata venne ultimata soltanto nel 1800 e che prestigioso è il campanile di Giotto, alto 85 metri, ma esiste un'altra meraviglia meno conosciuta. In Italia, parlando di città d'arte, edifici, musei e opere, abbiamo l'imbarazzo della scelta, esempi su esempi. In tema di decorazione sovvengono alla mente i mosaici di Ravenna, le fascinose stanze pompeiane o altrimenti il pavimento della cattedrale di Siena. Pochi però tengono presente che all'inizio del XVI secolo a Firenze si avviò la realizzazione di un nuovo rivestimento pavimentale a intarsi marmorei proprio per la cattedrale di Santa Maria del Fiore. I lavori furono affidati prima a Simone del Pollaiolo, successivamente a Baccio d'Agnolo. Entrambi si ispirarono alle geometrie dei tappeti turcomanni, allora circolanti nel mercato del lusso italiano ed europeo. Apriamo una piccola parentesi. L'origine del tappeto è antichissima. Il primo esemplare risale al 500 a.C. e forse affonda le sue radici nelle sconfinate pianure dell'Asia centrale. Per i nomadi il tappeto è uno spazio magico, un territorio conosciuto e trasportabile che li difende dalle forze negative, dalle superstizioni e al tempo stesso è un luogo di preghiera. È inoltre la manifestazione della loro cultura. Per questo è intrecciato accuratamente e caricato di complessi simbolismi, vere e proprie forme d'arte, dal sapore arcaico, espressione unica di una cultura difficilmente imitabile, che trova sfogo in queste trame poiché non gli è concesso di utilizzare altre forme artistiche, quali l'architettura, la pittura e la scultura. Tanto apprezzati nel Rinascimento, come dimostra la loro presenza in numerosissime pitture europee dell'epoca, collezionati da regnanti famosi e commissionati da grandi famiglie nobili italiane, tra cui i Medici. Il tappeto è stato spesso utilizzato come oggetto e soggetto di quadri e anche grandi dipinti. Primo fra tutti Giotto, successivamente anche Lorenzo Lotto e poi ancora dai pittori fiamminghi. I tappeti orientali persero il loro valore culturale intorno al 1700, poiché inquadrati fra le arti minori, se non addirittura barbariche. Ma torniamo alla pavimentazione del Duomo di Firenze. Una delle caratteristiche principali è la varietà delle pietre scelte, come il granito dell'Impruneta, il nero di Colonnata, il verde di Prato, preferito per i suoi riflessi bluastri e per il suo variare dal verde scurissimo a quello brillante. Poi ancora diverse qualità di marmo, il rosso di Monterantoli, il rosso ammonitico proveniente dalle Alpi centrali, il marmo bianco delle Alpi Apuane, e sono presenti diverse qualità di pietre esotiche come il marmo miglio dell'Asia Minore, il verde antico di Tessaglia, nonché parti di marmo africano dalle tonalità variabili dal rosa al giallo fino a sfumature di grigio-blu. Fu un lavoro ciclopico per costi, quantità di materiale e manodopera, nonché di tempo. La sua ultimazione avvenne nel 1660, ben un secolo e mezzo dopo i primi lavori del pollaiolo. Il risultato? Un enorme insieme di tappeti geometrici, posti entro gli assi ortogonali delle navate e costituiti da un susseguirsi di caleidoscopiche ed elaboratissime forme geometriche. Anche per oggi è tutto, un saluto da me, Francesca Graziani, dallo staff del Museo Mero e vi do appuntamento alla prossima pillola di Slash Art. Dunque,
comunque si parlava molto anche della cupola, sì, non sì, solamente non del solo. Pavimento e quindi un po' di tutte e due le cose. Andiamo alle conclusioni, professoressa. Sì, allora ricordiamo ovviamente che il 3 dicembre è la giornata internazionale che viene dedicata ai diritti delle persone con disabilità, è una giornata a cui aderisce ovviamente anche il MIBAC da molti anni con lo slogan un giorno all'anno tutto l'anno. E il tema internazionale scelto è Culture is Accessible per questa giornata e quindi il MIBAT proprio in particolare la nostra direzione educazione e ricerca insieme alla direzione generale musei ha invitato con un'apposita circolare tutti gli istituti a organizzare manifestazioni, eventi, incontri proprio per declinare questo tema internazionale e per cercare anche proprio di considerare le persone con disabilità non solo come beneficiarie di eventi a favore dell'accessibilità, ma proprio come agenti essi stessi del cambiamento, in grado di contribuire, e questo è sempre importante ricordarlo, a uno sviluppo inclusivo e rappresentativo della società, quindi un ruolo attivo, un ruolo di cittadinanza attiva. E invitiamo quindi tutti gli istituti di nuovo ad aderire a questa giornata inserendo le iniziative che hanno in programma sul questo è un dato tecnico, un messaggio tecnico sul nostro DB unico, così che poi gli ascoltatori o quanti volessero possono consultare luoghi, eventi, orari proprio sul sito del Ministero dei Beni Culturali che ricordiamo sempre www.beniculturali.it. Benissimo, e allora dobbiamo dire una notizia, un'ultima notizia: l'ultima settimana di dicembre quest'anno corrisponde esattamente con tutte le feste natalizie dalla Vigilia fino a Santo Stefano, diventa complicato probabilmente anticipare il prossimo appuntamento con il MIBACT e con l'arte, però non c'è problema, lo recuperiamo senz'altro con l'anno nuovo, se riusciamo l'appuntamento sarà una settimana prima rispetto al calendario consueto e quindi il 17 martedì invece con giovedì, martedì 17 dicembre, viceversa vi informeremo senz'altro e rimarremo per l'ultima settimana di l'ultimo giovedì di gennaio che è il 30 se non vado errato e quindi in caso comunque sarete prontamente poi a febbraio. Esattamente, sarete comunque prontamente avvisati se sarà l'uno o l'altro o l'altra soluzione, è solo una questione di organizzazione, anticipando tutto di una settimana potrebbe essere un problema anche per chi deve intervenire, quindi sì, vi confermo eventualmente il 30 di gennaio il ritorno della rubrica dedicata appunto al MIBACT in collaborazione con Slash Radio Web. Noi ringraziamo la dottoressa Borgia come sempre per essere stata con noi, tutti i nostri ospiti che anche in questa per questa puntata insomma sono stati tantissimi, molti, e davvero numerosi, ancora abbiamo da parlare, da dire sulla moda e sì. La prossima puntata già si ha un'idea su che cosa sarà ci focalizzata. Ci spostiamo ancora verso il 700 e l'800 ovviamente. Arriviamo man mano ai nostri giorni. Bene. Allora io ringrazio voi ovviamente e tutta la redazione della radio che supporta davvero e che è sempre un punto di riferimento importante anche per noi per cucire insieme, usiamo questo termine stavolta, tutto il materiale che poi costituisce la sostanza di queste trasmissioni. Vogliamo ricordare che potete riascoltare queste trasmissioni anche sul nostro canale YouTube, oltre che naturalmente sui podcast che vengono regolarmente caricati sia sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e dei Ipovedenti che sulla pagina Facebook di Slash Radio Web, credo condivisa anche dal SED. Ah, sì, assolutamente sì, anche sul nostro sito, ricordiamo www.sed.beniculturali.it. Allora è tutto e al prossimo appuntamento. Grazie alla dottoressa Borgia, grazie a voi. Grazie a voi. Slash Radio Web ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno presentato Conversazioni d'Arte.